Signori e signori, a voi Annalisa Raimondo e Pasquale Chirico. Buonasera a tutti. Non vi sprecate con gli applausi, eh? Allora, carissimo pubblico, buonasera a tutti quanti voi e grazie per essere intervenuti a queste nostre rappresentazioni nonostante il brutto tempo. Senza di voi e senza gli amici sponsor nulla potremmo, poiché a livello di autorità nessuno ci pensa. Grazie a voi e dedicatevi un caloroso applauso da soli. Ora passo la parola alla nostra amica Annalisa Raimondo. Grazie Pasquale, benvenuto a tutti voi, va anche da parte mia. E allora siamo pronti per dare il via ufficialmente a questa serata della 42esima stagione teatrale della filodrammatica cittadina C'è Tiempi. In questa stagione teatrale noi vi proponiamo l'opera dal titolo Accrisci fili, una commedia brillante in due atti di Pisarra e Abate Matteo, rivisitata e attualizzata ai nostri tempi dalla filodrammatica cittadina C'è Tiempi. In realtà si tratta di una commedia già presentata qualche anno fa e che a grande richiesta abbiamo deciso di riproporre quest'anno. E a questo punto, naturalmente, qualcuno si chiederà: perché ripresentare una vecchia commedia che oltretutto ha segnato la storia della C'è Tiempi? Beh, vi rispondo subito. La ragione di questa scelta sta nell'aver voluto dare particolare risalto ad una importante tematica sociale che soprattutto negli ultimi tempi è diventata oltremodo spinosa: la condizione degli anziani, che altro non è che il tema chiave della commedia. Le difficoltà dei nostri tempi spesso non ci permettono di considerare degnamente gli anziani, dimenticando che essi sono custodi della memoria collettiva e perciò interpreti privilegiati di quell'insieme di ideali e di valori che reggono e guidano la convivenza sociale. Escluderli è come rifiutare il passato in cui affondano le radici del presente, in nome di una modernità senza memoria. Gli anziani ricordano sapori, colori, odori, suoni di un'epoca che non tornerà più e che nemmeno le più sofisticate apparecchiature sarebbero in grado di riprodurre. Essi sono pezzi integranti della storia, anzi, sono la storia stessa, baluardi da tutelare. Purtroppo, complice la crisi economica di questi tempi, ma anche quella per così dire morale, le cronache ci raccontano che in alcuni casi l'anziano diventa una zavorra
per la società e talvolta anche per la stessa famiglia di appartenenza, che ad un certo punto non si trova più nelle condizioni di accudirlo dignitosamente. Si innescano allora dei meccanismi che schierano uno contro l'altro persone che fino a quel momento sono stati come le dita di una stessa mano. Per fortuna, in alcuni casi esistono eccellenti centri specializzati che aiutano le famiglie ad affrontare questa delicata problematica, accogliendo l'anziano con tenerezza, aiutandolo nel vivere quotidiano a fargli ritrovare la propria stima e ottimizzare la qualità della vita. In altri casi, però, all'anziano viene a mancare un ingrediente fondamentale: la compagnia del coniuge che non c'è più, dei propri figli, degli amati nipoti o dei cari amici. Quando questa mancanza diventa tanto forte, lacerante, insopportabile, l'anziano arriva a perdere il senso della propria esistenza e, ahimè, a sperare che ogni giorno sia l'ultimo. E proprio da questa realtà così brevemente riassunta che prende spunto e si sviluppa tutta la vicenda della commedia Accrisci fili. Essa comunque vi lascerà un messaggio positivo, poiché avrà un epilogo nel quale la ragione del cuore prevarrà su tutto, grazie al particolare legame che lega il nonno alla nipote Letizia, l'unica che comprenderà in pieno le esigenze e le difficoltà dell'anziano. Lo stesso anno in cui fu presentata per la prima volta Accrisci fili, la filodrammatica cittadina Cettembi dedicò la stagione teatrale ad un illustro cittadino manduriano, che per riconoscenza scrisse e dedicò al gruppo una poesia che prese il nome proprio dalla commedia. Carissimi amici, la coincidenza ha voluto che per la rappresentazione di quest'anno questa cara persona non sia più tra di noi, ma siamo certi ci segue e ci guida da quel posto meraviglioso che a lui era riservato. Signore e signori, mi riferisco al caro Michele Serino, che il 29 agosto scorso all'età di 75 anni ci ha improvvisamente lasciati dopo un brutto incidente stradale. È nostro desiderio ricordarlo proprio con le parole della sua poesia Accrisci fili, che ascolterete e vedrete in un video subito dopo la nostra presentazione. È doveroso fargli un bis dell'applauso che avete già fatto in segno di affetto. Bene. A questo punto bisogna ricordare, come diceva Pasquale, tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile la realizzazione di queste serate. Intendiamo ringraziare tutti i nostri cari amici sponsor, cominciando da quelli manduriani: GFG, Metal Color, SRLS, PM Perforazioni, di Puglia Pasquale, QM, Portoni, Finestre Persiane, Romano e Ferilli Arredamenti, Tecnoscavi, SRL, Miola, pasticceria e gelateria, Agricola Erario, Eden 94 SRL, Eurocasa e Pane e Mortadella, Arredo Elettro Arredo, Lecce Marti SNC, Carrozzeria De Gabriele SNC, Daggiano.it, agenzia web, Autofficina di Cursi, Servizio Ambulanza La Pietà, Pizzeria, Rosticceria Il Fornaretto. E continuiamo con la Bottega del Gusto, macellerie e prodotti tipici, autovetture Chimienti SRL, impresa Tarentini Gregorio, senso grafico, tipografia online, l'acquario di Ada Saponaro, Digicar SRL, officina ricambi, Air University, scuola per acconciatori, e Service SRL, soluzioni e servizi per le imprese, impiantistica IMED SRL, Residence Sant'Antonio, residenza sociosanitaria per anziani, agenzia Lorena Viaggi, ad Avetrana ci hanno sostenuto, Eni Station Bar Gastronomia, macelleria La Genuinità, il balconcino ristorante pizzeria, masseria Grottella Sana Ricevimenti, colorificio Belfiore e direttamente da Verona Berti Macchine Agricole. Ringraziamo inoltre il CSV di Taranto, Centro Servizi Volontariato, che ha patrocinato la nostra 42esima stagione teatrale, e la carto edicola ricevitoria La Dea Bendata, sita in piazza Giannuzzi numero 26 a Manduria, che anche quest'anno ha pazientemente curato la prenotazione posti per tutte le serate, e la Primavera di Emanuela Lochi per aver adornato da par suo la scena con le sue composizioni floreali. Propongo un grosso applauso per esprimere a tutti il nostro grazie di cuore. E
E a proposito di cuore, apriamo il nostro per sensibilizzarci ai problemi di tanti bambini dell'Eritrea e della Tanzania abbandonati a se stessi e che l'associazione Pro Bimbi Giovanni Paolo II di Manduria segue. All'ingresso del teatro troverete alcuni responsabili che vi offriranno dei calendari e spiegazioni sul significato della loro associazione. Siate generosi. Bene, ora veniamo ai personaggi ed interpreti di Accrisci Fili. Cominciamo con Pascali Pannofino, Aldo Chimienti, Mimino Pannofino, Toni Puglia, Rafiluccia Pannofino, Virginia Moccia, Carmela Anfilabrufico, Dina Di Cursi, Leonzio Cusi Cusi, Gino Buccoliero, Letizia, Marina Maiorano, Antonio, Alessandro Balestra, Filumena, Silvia Di Giacomo, Pippino Michianci, Tonino Pisconti, Dottori Speranza, Piero Malorgio, Terapista, Enza Di Stratis, Lusina, Angela Barbieri, Narratore, Gregorio Pizzi, Direzione Tecnica Salvatore Andrisano, Scene Claudio Di Lorenzo, Salvatore Andrisano, Pasquale Chirico, Arcangelo De Girolamo, Mimo Dimitri, Michele De Girolamo, Angelo Di Stratis, Fiorenzo De Mauro, Audio e Luci Matteo Andrisano e Salvatore Andrisano, Acconciature Vittorio Mazza, Trucco by Antonella Tondo, Rammentatrice Concepita Polito. Hanno collaborato Rosanna Daggiano, Chiara Dimitri, Siliana Chirico, Federica Spada, Antonella Di Stratis, Mattia Ligorio, Diomede Turco, Piera De Mauro. Organizzazione generale Aldo Chimienti, regia C'è Tiempi. E a questo punto da Pasquale e Annalisa. Annalisa, non buon ci resta divertimento. Che augurarvi buon divertimento. Solo lui Chiariello l'erano lassato. Dopo tanti anni ci era fatiato, e neanche avevo tanti pensieri. Era persa pure la mogliere. Un figlio era cresciuto con pane e senza pane. Di penna l'era imparato, ma lui Chiariello solo l'erano lassato. La gente tra la caggia si crescia, o do bestia gli faceva tanta compagnia. Un quadro di la Madonna tenia appeso in capitale, con lo protegga di ogni male. Ogni sera, prima che si curcava, a Edda l'anima si raccomannava. Il figlio era presente ogni mese, che lui Chiariello volia solo tornese. Pure la nora ogni tanto si nicalava con Betty allo suo cruce gli mancava. Ma lui Chiariello diceva sempre una cosa: non ti preoccupare, figlia, tegni ogni cosa. Poi si faceva coraggio e diceva: mi manca solo la compagnia. Ma la nora, brilloccata e spacchiosa, proprio non la capiva questa cosa. Quando luce escere di una bella giornata, sicuro che la pensione si era pagliata, un figlio si presenta come ogni fiata. Ma non senti oggi, non senti fiato, lui Chiariello era già intustato, ma paria sereno e riposato. I vecchi lucidi, la occa a chianto, lo figlio si avvicina a una fiata tanto. Non fa già tempo con carezza lodata, in capitale una voce bella mastizzata. No chiancere, figlio sciagurato, dicia, lui Chiariello mo la tieni la compagnia, con me ne l'ha già portato, perché lui nobilata ha meritato. Sopra la colonnetta, ecco, l'ultima pensione. Non l'è servuta, volia solo più attenzione. No genitori, ci rigliei la stima, non vedi l'ora, così ne hai an prima. Thank you.
guarda qua! Se che non ne paghiamo bollette della luce noi! Ma guarda, Bino Picca, sapi c'è se visto? Mamma, c'è suono stamattina a caporto! Va! E di muore, do mazzicare stamattina! E qui si c'è sonto? Ma che schifo! Che schifo! C'è sì. Sosti, porcherie! Siete! Sì. La miseria, ne! Se me non lei sti mesti così tu, ni! Oh, certo, di qua non c'è sirda, qua siete questo e otro! Guarda, guarda questa quanto è buona! Ma è a fallo cretino, puerco! Puerco che non si otro, tu e sirda! Dammi a me, dammi, dammi un giusto ma sempre una parte, pensate, zitta, dico tu, io! Zitta. Stanotte gli è lasciata a reto la televisione picciata! Sì, ne sì, non faccio niente! Non faccio niente, no. Ti chiedo! Io do un latte, ce l'ha fatto! L'ha già fatto, sì! Ma come dica, la mattina non mi incontra con mio otto! Giacadia, oi! Oi, buongiorno mamma! Buongiorno Leti! Buongiorno papà! Ciao figlia mia, vabbè, ciao, buongiorno! Non ho assenzato! Mo! I biscotti li pigliate la mamma? Ma per i punti ti piglia pure solo, io dico! Sì, cazzo! Non stai manco da stonno! Pensa tu che c'è casa tua qua, ne? No, papà, no! Non zucchero! Grazie figlia! E c'è soup, no? Vediamo prima come di sto letti! Mm, lo sangue, Mimì! Risciuncati, tanto! Sì, ricomenta, allora! Mazzicato buono! Che c'è una gesta entro i picca? Vabbè, vabbè, questo scirocco! Ma chi l'ha stato aperto, questo scirocco? Ma... vabbè! Buono, buono, buono! Buono, latte di vecchi! Ma, c'è. Papà, non c'è la pata colcati stanotte! Ha c'è la pata colcati? Sì! Sì, sì! Che era l'una e senti ancora fratticiare in la cucina! Era bestia un nonno, era bestia. Ma quello sicuramente sta vedendo un film di guerra. Oh, non sa che un nonno li piacciono le battaglie. Saccio io c'è battaglie, li piacciono a cuddo. Che dici, mano, scusa? Che dici? Sì? Ma per favore, Ui, ma, me ne accogli, mi dica, mi sono marcato, sa? Io mi sta baccancio, sa, ma? Ma sì, come hai perso? Sì, sì, me ne accogli, non sbagliato. Ma ne esci, così pure mo mi baccancio pure io, sì, Oh, che aspetta il bello di mangiare, burutone! E dici lassi? Lassa, basta, Mimì! Basta, ti ho già detto, che se no si fa ci tardo. Va, l'ho marcato poi, non chiamo niente più, le marcanze si inizia con ascire. Sì, sì, nascosci come martedì. Ti ho già detto, basta. Lassa, Mimì! Servietti, non c'è niente di servietti. Ehi, piuttosto. Iti, che più tardi abbiamo avuto la pesta pissirda. Mi raccomando, non facciamo figure a uso nuescio, sa? Sì, anzi, va adesciatelo, che se no va a spicciare un cristiano a ria e Cudo ancora sta a dorme. Sì, ne sì, le notte incaricare. Ani, babri, tanto questa sorda, Eti. Madonna, già qua stai. No, io martedì oggi e sorma, Eti. In vestaglia sto. Ma. Buongiorno, Trasi, sore, Trasi. Buongiorno. Trasi, buongiorno, buongiorno. C'è bella giornata facci oggi, C'è tu? Peccato che marito è uscito dalla scuola. Ci non ne abbiamo fatto una passeggiata a cuore, non sa? Sì. All'uso nuescio. Come vi piacciono a voi tutti noi, no? E non è la nostra zata fino ancora, Zato, che ci si baccorca sempre alle due di notte. Come faccio poi con Siozza presto la mattina? Sempre avete battaglia alla televisione. Ho lo sangue come la sta facendo grossa che a me. Ha già bene quanto ti faccio e c'è tu non c'è a combinare. Mi esce pure io le battaglie alla televisione. Mena, ci facciamo marcato, mena che a me, mena. Mi sto coda, da filo, pare che mi esce e mi filo le scarpe. Da 5 minuti. Bene, ma mi sento uno picca allora. C'è ma fare. Beh, discorrimo uno picca. E discorrimo uno picca, dimmi qua c'è ma a discutere oggi. Ciao. Guarda filo. C'è successo. Dimmi una cosa. Ma notata quando stava a casa con voi. Sempre così ne è stato? Frati mia, quando è di una femmina non capisce niente più. Pensa che hanno giorno è un'amica di Fiumale Antonio. E si qua domandare chi era, chi non era, quant'anni di mia, chi era fidanzata. Frati mia, tra 5 minuti quella poragnone bombardò di domande la bombardò. E ce potemmo fare. Mamma mia. Di quando gli è morta la mamma, lui data non gli è chiuito. Non gli è chiuso tutto in una fiata, io dico. È vero che prima era forte pure, Ammettemmelo che era forte. Ma, Moni, non ne parliamo proprio a chiù, Però, sore, gli è brutto che rimani senza una compagna, no? Specie quando uno si ha la pensione e sa godere una piccola vita. E poi di tutto quello che si è di oggi e di quello che si è da quella televisione, lui da studi che esce a proprio, studi che esce.
Ehi, buongiorno, zia. Letizia Milla, zia, ciao. L'annutili guasone di un nonno mio? Sì, nella di annutili guasone per un nonno. Quanto pensieri tiene per il nonno, da sì, noi è vero? È vero. Raffinù, io mangio a coda, siamo? Sì, sciamini me. Mi ci ha mettere il cappotto, me. Come fai? Ciao, me. C'è siete, no. Una fulata d'aria. Oi, fulata d'aria. Siete. Mi raccomando, quanto è nello terapista pilotata, sa? Mimì, mi raccomando, sa? Sì, ne so già due fiate che me l'ha detto. Ciao, da scino, mi tutti i bratacciuti in tre sta casa! Senza, oi, da! Buongiorno, buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, nonna mia! Buongiorno, da! Filo, c'è da c'è lo marcato! Ci parti di, ti da! Detto marcato, senti di me! Senti di qua, me! E te la dia, non si mangia qua, cazzo! Senti, ti dà, senti. Ha tagliato già lo tazzone per un attimo. Aspetta, la moto ruba appiglio. Senti, ma io dico, no? Ci signoria la notte non facili serenati. La mattina non tazzavi prima? Poeta. Ehi. Stanotte ha lasciato arretto la televisione picciata la sada. C'è io? Cacini, io? No, la Letizia è buta bene. No, ma ci sta di Gidi almeno. Città che all'età tua si perde la capo, si perde. Zicca qua, zicca. Ecco. Ma c'è da me. Io le basta, le biscotte, non c'è niente, ma sì. Io le biscotte, salutate. Tieni, nonno mio. Beh, ne potevo uscire, Moni? Sì, ne potevo uscire, me. No, ci mettiamo niente più allo mercato. Ci lasciamo, sai da? Ci lasciamo allo mercato. Ciao, diciamo. Mimì! Ha capito, no, Mimì? Ha capito. Ciao, mamma, aspetta, io mi sta scordava. Ha già fatto misurare quasi una lutata. Mamma. Senti, da. Misurati le quasune, me. Mena, da, me. E speriamo sia fiata con tutti i nonni. Mena, da, no, facciamo tanto storie, me. Lascia di mangiare. Mena, da, oggi, mena. Mena, da. Aspetta, spiegati. Oggi, di, da, mena, da. Senti qua, zicca qua lo pantalone. Vedi che solo un fiammato sta, bello, chiaro, quanto tronfili, sa? Ciao. Ma si infuoca. Nonna mia. Mena. Uè zì, ma giusto moglie fa misurare sti pantaloni? Sì, nella zia così ci li ho, non cattiamo lo cotone a colore, quanto ci hanno marcato, la giannera li posso spicciare sti quasone. Ah, già bene quando vado a cosere a me lo quasone. 15 anni che lo porto sopra questo. Ma ci sono qui, quindi che ci ha cattati l'orugiolo per la zita. L'orugiolo per la zita, c'è mi metto tra 8 anni, me li metto. Questi sono tutti. Ma c'è cazzo di quasone ne ha cattati qua almeno. Ma non lo voglio, papà. Cito, sta gridando, dai. Cedi, da. Che questo non ci ponta manco la putea. Cedi, non ci ponta la putea. Mena, affilati. Fammi vedere, vieni qua, dai. Bello, Aspetta che non ci ponta lunati. Mamma. Io stretta non ci posso manco camminare. Fammi vedere a me, chiano, dai. Fammi vedere. Ciao, mamma. Che li hanno stretti? Ma c'è stretti, ci te fatti due. Senti, da, giri di nuovo picca e fammi vedere a me, vieni qua. Ma non mi dica non ci hanno buoni, cazzo! Vieni, crini di da. Ma i cuscini, sia che ti sta stretti? Sì, crini di da. Dai! Madonna mia, c'è successo, hanno scuso di tutti. Ani, balletli, Ani. Ma i femmini di me non sapete fare il nugabè? Camminati! Nonna mia, quei tre ore di fatica minati sono stati. Ma come le pigliate le misure, Raffilò? Io pigliavo le misure, sì, figlia da scrivia. Ecco. Una all'altra non sappiamo c'è. Ciao, Lady. Antonio. Buongiorno. Buongiorno. A scuola niente, oggi tu è? No, ne mi ha fatto un sciopero oggi. Sciopero? Piuttosto, ma fammi li chiare di casa, dai. Non mica sempre il sciopero facito a questa scuola ora. Li chiare, Nani. Se ne hanno tutti, io ci rimango, Dani. No. Va bene, abbandi pure tu, abbandi. È chiaro, no? Sì.
Oi, ciao nonno, dove stai? Si è provato i pantaloni, l'altra sera 3 ore di fatica, mo' minati sono stati. Andoli, ci sono perfetti. Oh, questo cazzo di guasoli, eh? Ehi, buongiorno, no, sì, tutto a posto? Non poteva scendere un poco meglio. Ma è? Cioè, ma scia sto cazzo di rimarcato, mi sta passa la volontà, sa? Facciamo una cosa, quando usciamo, catamene uno tutto fatto, pantaloni, basta che la spicciamo. Antisuta? Sì, sì. Quanto torniamo dalla Pruano qua Sonica ti pigliamo tro mercato? La ginotti hai, lo meglio facciamo a tempo tro cacciamo. Sì, sì, 58 ma pigliamo. No, yesi a uso tu, sa? Danni, sciasciamo, sa? Ciao, nonno. Ciao, no, mi raccomando. Ricordati da cosa, sa? Sì, sì. Ciao, dai, buoni, statevi buoni. Madonna. Mercato, no? Cancelli, martedì oggi? Lo servo. Figurati. Ah, mamma. Ma tu, siete una cosa? Allora, scherzo, sempre sciopero, facciti. Uè, zì, le ermo fare a forza. Sì, ma ci stiamo senza riscaldamento. Senza riscaldamento? Ma tu ti credi che tutti quelli che hanno fatto lo sciopero oggi, alle case loro, lo tengono un riscaldamento? Tu dici? Non c'è nessuna carosa con biscarpabono, picca? No, sto, no. Ah, sì? Ma sempre la capa lì chiacchiere tieni tu, ne? Ah, sì. Piuttosto, pensiamo alle cose serie, vedi? Dimmi, dimmi. Vedi che è più tardi a venire il terapista a venire. Lui da ci riarci 5 minuti alla posta. E poi già ci è passata la farmacia, non lo sai? Non lo sai, tu. Mi raccomando, sata, che non facciamo una figura allo sono esciu, sa? Vabbè, non ti preoccupare, mo sto io, culo nonno. Lo vado io, sì, sì. Lo vado tu, nonno. Non ti preoccupare, non cascire. Sicuro? Ah, non ti preoccupare. Aspetta, no. Piuttosto, fammi a bere, c'è tegno, sordi? Ehi! Ui! Ehi! C'è sono queste cose qua? C'è tutto! Stravuro! C'è tutto! Lo staccio più come l'ha già combinato con cudo io e to! Vabbè, vuoi le mie lumienze alla strada? Meglio! Mamma! Come c'è a fare? Ehi, mi raccomando, non ti preoccupare, Ani! Ma vuoi New News, Sì, Ani, cazzo che fai, Ani! Statevi buoni! Ciao, sì! Bueno, ma con signore e lo zio? Tu hai uno di fotografie? Sono 5 dopo erco! Quando è pigliato con un giornale mio, le ritagliate le femmine alla ruota e mi sa un po'. Cioè. Hai capito? Erco che non sia altro! Ma di te! Di Tonì, sentiti sì, che sì. Ragioniamo, nonno, oh, sentiti! Beh, come entra la scuola tua? Dici che fai freddo, conosci una carrozza visto che ti scarpi che sono? La nostra, no, no, mo le classi, tutti misti sono tu. Ah, ci erano stati così ai tempi miei, oltre che a termosinfoni. E tu conosci una visto che ranci? C'è di una, no? Ah, sì? Ma si setta sempre in azze. Meglio di Nanti, meglio. Come meglio, no? Era meglio se si stava a cocchi, no? E buono pure di cose, insomma. E come si chiama? Come si chiama? Filomena, no? Madonna, c'è brutto nome. Ma c'è una bella carosa almeno. Cagomo, no? Ah, è sì? La più bella della classe. Ah, sì? È pure la più brava. Beh, e perciò si va setta sempre in ansia. E arredo questo cazzo di Nanti. Ma c'è t'ha buscata anche una cosa almeno? Ma che no? No. È timida. È timida? C'è un nonno che ha 15 a temere. Sì, ne? 15 citti citti tenno la lingua. Ma guarda, ti guarda almeno, ti faccio anche una cosa, sì. Ah, lui sapi, no? Sì? Ti guarda sempre. Ah, sì? E faccio un sorrisetto pure sotto pissotta. E poi so io che me ne vergogno un picca, pure. Si vede che non ha pigliato filo di lo nonno. Senti a me, mo ti faccio vedere lo nonno come a fare il mascolo quando stai con una femmina. Tu un giorno pigliala e non ce l'ha qua, che sì. Ti fa... Anzi... Mo ti faci vedere un nonno come si faci quando stai con una femmina. Hai capito? Sì. Come ha detto che si chiama? Filomena, no. Madonna, c'è cazzo di nome. Tu guarda bueno quando catico e quando cafazzo. Sì. Hai capito? Sì, sì. Che così tu ti impari. Vabbè. Oh, come ha detto che si chiama? Vabbè. Ma non lo dico, non lo dico che mi sta sento già brutto. Dimmi una cosa, da come parla? Italiano o dialetto? No, in italiano parliamo. Ah, sì? Molto facile vedere un nonno tuo. Vabbè. Come si face quando stai solo con una femmina. Devi essere possente. Da fare dare un senso di... Ha capito? Di mascolino. Sì. Eh? Anzi, facciamo una cosa. Sì. Fammi vedere, fa finta che sta bene la Filomena. Sì. Fammi vedere come fai, sì. Tunica, poi sì. Ti dico io ci sta sbagli. Fammi vedere, fammi vedere. Vabbè.
Prego, Filumena, accomodati. Sì. Ti posso offrire un'aranciata o un succo di frutta? Ferma, 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 ci sta a combini. C'è la fascia di arriacqua da piccina? T'ha già detto che ti danno senso di importanza? Ti, sette di cazzoni, sette di che ti faccio vedere io. T'ha già detto che devi dimostrare un senso di mascolino? Prego, Filomena, accomodati. grazie. Poi la faci sittare dalla seggia, capito? Che ti posso offrire? Un drunk? O vuoi qualcosa di più forte? Uno scocco, una voce da... Ah, no, grazie, non prendo niente di forte. Allora ci penso io che ti tengo contenta. Puoi entrare alla cristalliera e bappigli in una cosa, sì, capito? Sì, sì. Poi tu erni sempre di reto. Sempre di reto. Sempre di reto, ma dinanzi. Com'erano i compiti dell'altro giorno? Non li sono fatti che sono pensato sempre a te. Ci avrei giurato. Poi piano piano li zicca a minà la mano sopra lo guedo e la zicca a incarizzare un poco. Sì, sì. Come sono belli i tuoi capelli. Come sono, sembrano ondi di mare. E li tuoi occhi guardandola sempre in tra le palle degli uecci. Sì, sì. E le tue labbra sembrano le scoglie del fiume di San Pietro. Oh, come sei poetico stamattina. Poi piano piano ti zicca avvicinare, ha capito? Sì, sì. E la zicca abbracciare, a stringere, a tirare a te. Sta, capisci, sì, cazzone? Sì. Ha capito? Ah. Ma no, ma dopo se facevi con la nonna? Figlio mio, danno, stavi con una femmina sola, era difficile. Però quando cappava che stavo sopra la rete la tenda, sopra la soglia di casa, minchia danno! Ne ha fatti spruciuti senza dopo lo scalone, lo fessa! Bueno, senti una cosa, dimmi. Ma la nonna gli è stata la prima fidanzata tua? Veramente gli è stata l'ultima, è stata. danno, era più bello lo nonno, era più stuzzichevole. Ma invece non vedi donca di giri giri in una cosa, sopra gli scaloni, agli bacchettoni. Danno era più bello, ieri spittare la domenica, un giorno di festa, vedi una bella carosa. Se i genitori la facevano assire. E poi? Sai, lo nonno, prima era più bello, era. Ci ha detto? E poi? C'è successo, e poi? E poi lo festa casino è successo, ecco c'è successo. Io danno la nonna, la canuscì. Danno lo nonno, io mi ero accattato l'apo nuovo, mi ero accattato. Ecco. Fatti a pallo trappito, reto Santa Lucia. Ah, già capito. Girava lì particolare, dove sta cugino Laulì, e li portava allo trappito, no? E io da canuscì la nonna, stava incrinata sul panaro, come la hai detto, mi sciuntò lo cuore, mamma mia! Hai capito? E poi c'è successo, no? Dimmi, dimmi. C'è successo. All'inizio Edda sembrava una picca ergognosa, ma io me l'ero adunato che con la coda truvecci mi si cutava in faccia alla portella di lavo, hai capito? E poi c'è successo, dimmi, dimmi. Successe che mi piccano, perdo lo posto allo trappito. Ehi, straburo. Che io mi dicevo sempre, addosso stavano da quindi, che sta qui e lo stava la nonna incrinata. E all'altro particolare non ci sia, no? E lì non arrivano allo trappito. E quando disse a me, bello cazzo, ma tiri questo cazzo di afarmi. Poi lo viaggio di nozze te l'ho fatto, no? Lo viaggio di nozze, figlio mio. E c'era assuto mai di intravanduria prima con gli sposami. Al massimo ero usciti a Santo Pietro Nuescio, a San Cosmo dell'Ascensione, con una fiata con lo sciarabai ci a Taranto di notte, usci binnimono picca di Miero Nuescio prima di io. A rischio le tazziere con i fottono intra danno, quindi ne esecutavano. Tazziere? Chi erano sti tazziere?
Tanto non c'erano sti facciumini, mo ci sono quelli che li fanno ripasagliali limo, lamo, come ah, ah, beh. Cos'è? E qua l'Italia sempre con li facciumini, ma abbia a che fare. Vabbè, ci m'ha fatto. E paghiamo tasti come cazzoni noi. Ah, con mimento un tonì, tomisi di giornati di parti. Eravamo detto con la rosina mia che eravamo uscire con Bitimolo Santo Padre a Roma. E così la mattina dopo li dicemmo alla stazione, facemmo lo biglietto e partemmo. Ma arriate a bar, lo nonno, già settore guardiamo a bar. Non lo servono. Ah, noi quando arriviamo mi era messa la camicia bianca tutta ignoricata già. Sa che non eravamo visto mai niente. Coppo due giorni, non teniamo manco una lira con ne carcamo una panaccia, frati mia. Servo. E così pigliamo la strada e ne li tornammo. Cada non c'è mentino tra la busta. Però fu bello, Antonio, molto bello. Ciao, me no, cortimi, dai. C'emmo tra un grande albergo, c'emmo. Pensa che tenia lo barcone nato sopra mare. Uè. C'era andata la porta tra lo, c'era una macchinetta che avvicinavi la scarpa. Beh. E te la pulizzava senza crema. Quello servono. Come c'era il riastucchio a Roma, ho già capito. La nonna erano picche ergognose. Sia che tenia paura, eppure 24 ore che stavamo soli. Cioè. Tu pensa, la sera, quando non eravamo curcari, tra lo bagno che fa un poco d'acqua, no? Ebbene, no, ogni tanto. Quando si, tutta una fiata, ui, Rosì, Rosì, madonna, sei riuscita, mi hai lasciato solo. Me lo sa. Si era fatta come un ostia tra l'ulietto e la per la paura, vieni qua, capo di scarpa, moglie. E ti scappiamo con i cazzi questa notte! Hai capito? La mattina dopo poi non sarà caffillati, biscotti, marmellata, burro, pane russato, da come si chiamano quelle cose? Da... Le fette biscottate? Io mi credo che era pane russato! Però fu troppo bello, tanto bello! Rosina mia! Gli era potuto stare un altro picca con me, ma l'ha lasciato solo, giovane, giovane. No, già la metà. Non c'è venuto ancora, era lo zio, no? No, non c'è venuto con tu mazza di scopo. No, non c'è andato nessuno ancora. Boh. Beh, no, io mi sta a boh. Poi non giunuti questi? Da già fa conoscere la Filomena, sai? Sì, aspetta, sì. Con qua, ne? Sì, nucela, che la giusto io, non ti preoccupare. Oi, zio, mi sta a boh. Stati buono, tu ne... Ma devi usare quelle cose da fare oggi. Ma sempre il sciopero qui alla scuola. No, no, preoccupare, no. Beh, uè, mi dimo. Ciao, Tonino. Ma è possibile che mi fa scurna ogni mattina con moglie, ma tu ne... Fogli minati a gnaccio. Televisione picciata tutta la notte. Non mica di responsabilità, no? Ma già combinato con te, guarda. Figlio mio, questa è la capo Cadegno, che sta proprio gli 80 anni. Ma proprio quando glielo vuoi, la capo Cadegno, te. Sì, io tengo l'età Cadegno, ma entra sta casa, hai una picca di tempo che chiudi in culo e persa la capo. Cioè, vuoi dici, Monita, fammi capire meglio. Io dico che la tua signora, sì? Hai una picca di giorni, che mi controlla appunto ora e momento, quanto che dico e quanto che faccio. A forza, te. Ma c'è signori a ne combine, una rete all'altra ne combine. Ma mi dicevi, questa bestia con tua mazza di scopa tra terapista. Mi raccomando, te. Sì, ma... sì. Ti preoccupare, non ti preoccupare. Oh, buongiorno. Buongiorno. Prego, buongiorno. Ti accomodi. Sono la terapista. Chi? La terapista. La terapista? Sì. Ta, tu terapista e te? Siamo me. Guarda. Si è cacciato oggi stamattina. Prego. Grazie, nonno. Sì, sì, mio padre. Siamo me. Sì. Io dico oggi elettrosciocco non mi rifazzo, sa. Lei... pure. Lei è davvero un simpaticone. Sì, piacere. Piacere. Io sono Mimino Pannufino, il figlio del qui presente Pasquale. Ah, Pasquale, sì. Che bel nome. Mamma. Ma vostro padre, dimmi. Scusate, ma sì. Vostro padre è muto? No, ne dottore, dica quando è di una faccia, no, si vergogna, non picca. Capisco, sì. Capisco.
Prima di venire qua ho dato uno sguardo alla sua cartella clinica e mi sa che la terapia non stia producendo dei grandi risultati. Da quant'è che ha cominciato a fare questa terapia? È iniziato da picca, dottor. Signor Pasquale. Di quanto hai cazzicato? Signor Pasquale. Hai un paro di mesi. Ah, ecco, ecco, evidentemente, effettivamente un paro di mesi. È un po' poco. Scusate un attimo, vado a vedere che prego, qua suonano sempre. Tanto io adesso incomincio. Sì, un attimo solo. Signor Pasquale. Sì, dimmi. Si metta comodo sul divano che sì, cominciamo. Mi spoglia la nuda? No, signor Pasquale. Ah, no. Dobbiamo fare solo un massaggio, sì. Per rilassare. Aspetta, lo becca, calulio, su di. Ci cazzo di sì, non ci dimuro. Prego, prego. Con permesso. Prego, sì. Suo padre nelle mie mani. Grazie, dottore, grazie. Andiamo, signor Pasquale, andiamo, che facciamo un bel massaggio e rilassiamo tutti i muscoli. Ma che lo vedo un po' contratto stamattina. Ma proprio a tutti me li faccio rilassare? Sì, non si preoccupi. Perché stamattina la sto vedendo abbastanza teso, eh? Mamma. Ecco, si accomodi, su. Non sono teso, stia tranquilla. Ecco, si accomodi, ecco, piano piano. Ah. Ecco. Che da molto che facci di questo mestiere? Veramente sono stata assunta solo 15 giorni fa. Ah, sì? Lei in realtà è il mio primo vero paziente che visito da sola, senza l'aiuto del mio collega. Per me sarà un vero piacere sottopormi alle sue cure. Ecco. Su. Facite pratica. Si rilassi, ci leo tutte rilassi. Cose. Ma no, signor Pasquale. Ah, no? Ecco, deve allantare solamente un po' con la camicia, sì. Ecco, sì, bravo, basta così. Ecco. Così scendiamo un po' più in profondità. Sì, scendi, non ti preoccupare. Ecco. Perché vedo che c'hai i muscoli molto, ma molto contratti, eh? Ma si deve rilassare, su, non faccia così. Mamma. Ecco. Mimino! Cos'è? C'è bello figlio che tegno stamattina. Signor Pasquale, non faccia così. Non abbia paura, su, vedrà che adesso si sentirà meglio. Mimino! Senta, signor Pasquale, guardi, mamma, forse è meglio per oggi fare un po' di tense, così si sciolgono meglio i muscoli, eh? Madonna, arredo con questa cazzo di macchinetta, che lo collega tu all'altra via da un momento mi formine. Non si preoccupi, signor Pasquale. Usa le mani, per favore. Non ti preoccupare, no? Questo è un macchinario. Preferi le mani, io a questo coso. Andrà tutto bene, signor Pasquale. Che sudata. Adesso gliela faccio passare io la sudata. Ah, sì? Sì. Mamma, questo coso lo temo io. Non si preoccupi, questo è un macchinario nuovo. Ah, sì? Ce l'ha passato adesso l'ASL. Inciavolo. Ecco. Mettiamo gli elettrodi. Bravo. Sì. Ecco. E una spina, dottore? Ecco, arreda l'ultima presa. Ah, sì, la vedo. Ecco. Bimino! Bella tua Pasquale tua! Bella! Non faccia così, bella tua Pasquale tua! Non faccia così, signor Pasquale! Bella tua Pasquale tua! Cosa le succede, signor Pasquale? Non ha avuto una visione! Una visione! Mi sembrava moglie ma incrinata sul panaro! Signor Pasquale! Non faccia così, mi ha fatto spaventare! Bella tua Pasquale tua, bella! Rosì! Signor Pasquale! Non faccia così, Non faccia, mi raccomando, stia rilassato! Si è rilassato. Mimino! Ma cosa fa? L'apparecchio è ancora spento. Quanto ma non io, cazzo! Mamma! Ecco, adesso è acceso l'apparecchio. Stia tranquillo. Grazie, Liotra. Buongiorno. Buongiorno. Commento che c'è una moglie da... Lo martedì da... Con il suo mercato non si capisce completamente niente. Ma dimmi una cosa, che ci stai facendo così? L'attenzione. Io li abiti a te bombardato di tutte queste cose. Mamma. Poi pillo bene tu, non lo sai? Hai ragione, hai proprio ragione. Dottoressa, non puoi abbastanza, ma è già stancato. Come viene l'affanno? Sì, aspettate un attimo. Effettivamente, guardi... Oggi la vedo proprio troppo teso, sì. Ma molto teso. È meglio sospendere. Ecco. Senta, signor Pasquale, non so se ci sarò io la prossima volta, però l'appuntamento è fra una settimana, lo sa, vero? Sì.
Sei stata proprio bravissima. Speriamo che ti mandino a rete a te la prossima settimana. Non lo so, signor Pasquale, è una questione di turni, può darsi. Mamma, comunque, che sudati. Anche per me è stato un vero piacere, signor Pasquale. Mamma, sei stata proprio brava, complimenti. Grazie. Senti, dottore, mi quanto dica? È lo fastidio che per lei abbiamo riservato? Questo è il servizio... È un servizio speciale, è sentato. Sì. Sì. Non ci facete caso, dottore. No, non si preoccupi, non si preoccupi, signor. Queste sono cose che succedono alle vivi. Lo so, lo so. Comunque adesso dovrei proprio andare. Sì. Arrivederci. Arrivederci, dottore. Arrivederci. Ci vediamo la settimana prossima. Sì, speriamo che passa subito questa settimana, che viene arredo. Arrivederci, scusatemi ancora, scusatemi, Madonna. Dottore. Mi era sciuccato sopra questo divano. Oh, botti lo pallino, due tutti quei di porcarica mi faccio mettere un po' pure. C'è il magno. C'è figura mi ha fatta fare con la dottoressa stamattina. La colpa è tua, puerco. Ce li hai eliminati quei di carte e non te li hai richiati un po'. E non mi fottere tutti i femmini alla nuda e sopra i giornali. La stiamo perdere, cioè, la stiamo perdere. E tu ci stai a ridere, Lioca? Ci stai a ridere. E secondo te, dopo la scena che c'è vista, ce l'ha a fare. Ma guarda, mica, mica. Ha ragione pure tu. E certo che hai ragione. Ha ragione pure tu. Mi era giuncato da sopra. Mamma. Però, dai, dimmi la verità. Però ti è piaciuto, Olio. Tota, dai, è nato con la camisa, che è nato. Io la sette, di ma questa c'è bella dottoressa, l'ho attaccata stamattina. Che non l'hai già visto, che non l'hai già visto. No, c'è tutta invidia, ma la carne. Mm. Ah. Ah, sa c'è pazzo? Dimmi la giacchetta, da. Che abbarriano mica la sezione dei combattenti. Ma dove scegli, dai? C'è anche a storia, non c'è anche nessuno. C'è bestia che non c'è munito come a me. Ma dove ti cascica? Si sta a fare pure tanto. Ma la sezione dei combattenti, dalle compagne mie. Poi non le femmine del mercato, e sta che da provare lo guasone per quanto c'è alla zita, non lo sai? Ah, sta cazzo di zita, io non voglio un cigno alla zita. Non mi fido, l'ho data, questo ho dato tutta la tempo. Da. Pia, pia lo cappotto qua con la scialletta, pia. Mannaggia, ah, metti qua, metti qua. Alla zita, con la buona zita. Tu sai che mi scegli, dai. Non voglio scegli, alla zita, io. Buon scegli, tu, Lio. Ma adesso non scegli. No, no, non ci scegli, guarda, fallo per me, fallo. Sta a barrio, poi ragioniamo quanto donno. Vieni qua, non scegli. Poi ragioniamo, poi ragioniamo. Lassolo, sentimi qua. Certi fiati facci proprio come i piccini, tu ne facci. Sentimi, sentimi a me. Piuttosto, dimmi, c'è vi sta preparato usciamo alla zita o non? Ma non mi sta preparando, Lio. E saccio io come. Sto tramazzato, non ci mancava ieri ad altra casa mia. Ma insomma, c'è mio affare, mi vede. L'agnone è sempre rispettato. Facciamo finta di staccattare una cosa finta alla casa e usciamo alla zita. Facciamo finta sempre. Certo, qua, c'è ha macchiato tutti i cosi, Maria. Sì, meno male, ha macchiato tutti i cosi. E tu qua stai, Leo? Picce, dovrà stare, voi femmine quando usciate al mercato lo martedì, ci vi ferma a chioe. Che bello, Ido! Io scommetto che non manco 5 minuti che è arrivato. No, è vero, è più di mezz'ora che io sto qua e sta aspetto proprio a voi. Mimì, Lutata? Lutata, Lutata, gli è sudo. Come gli è sudo? Sì. Ma già è sudo, almeno. No, oh, ho detto, sta a barrio 5 minuti alle combattenti, bacio un'amica e torno. Mannaggia, si era a misurare le guasuni. Ciao, ma io fra 4 giorni faccio alla zita, sa? Sta bene detta zita, sa? Ha già vede come va a fare? Pirceni, Mimì! Pirceni, Carmè! Lutata, come facciamo con Lutata, vuoi Carmè? Come facciamo? Sì. Ma non va a venire con noi? A venire con noi? E io non sta a sapere. Ogni fiata la stessa storia. Con voi, Carmè, non si può fare nessun progetto, non si può fare. Tu puoi, lascia fare te, basta copi i bagagli e parte. Ma sta fiata non drizzo io, non drizzo, A venire con noi e basta, sa, Mimì? E puro cavolimo, come facciamo con l'assamo tutto il giorno solo? Buoni, Mimino, non sia mai. Stiamo noi in combina cente una. Pensa piccatuni, ci lasciamo solo tutta la giornata, no, no? Sì, oi, Carmè, puoi pari alla zita, puoi pari con una fare. Come puoi pari? Sì, puoi pari. Mimica, fra 4 giorni è la zita, Mimì, com'è puoi pari? Ma uè, mi sa che come si ci ammettono quali cose alla zita, non ci nidi proprio, non ci tu puoi, lascia fare te.
poi basta con miene sempre sentenze miene. Piuttosto, i timo ci intrecciamo. Casa è fatta, mezza dia, e ancora non ho preparato niente per mangiare. Non ti preoccupare, Leoca, non ti lascio fila là da giuno. Ci ulia pure. Senti, Carmen, allo pantalone, quanto è nudata, fallo provare. E speriamo che lui è buono. Sì, sì, stacci scusate. E mi dite come da fare con sta zita, sa, per favore. Io c'è già fatto. Piuttosto, quali sono le cose vuoi essere? Non ti preoccupare. Con la porta, piuttosto. Con mi aiuti? Bene a me. Ne stasciamo noi. Giusto so. Senti, ne stasciamo, sa? Carmen, mi raccomando. A tutti. Ciao, ciao. No bistizzati, sa? Oh, no, calmi, calmi. E la salicini, bada di capite. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ah. E io lo stassa via. La tigna bella è pronta, Sirda, no? Che la tigna bella è pronta. Calmiti, non picca, Carmen! Calmiti! Madonna, trocarmono mia! Ciao, papà! Oi. Ciao, Letizia mia! Buongiorno! Buongiorno! Oi. Buongiorno! Papà, questa è Filomena, un'amica dell'Antonio, dello zio Leonzio! Ah! Buongiorno, buongiorno, bella signorina! A chi appartiene? Io sono figlia, Totò Lanei! Totò Lanei? Ma non mi sta assorbendo, veramente! Sì, ma non conosci? Si ingiuria, lo chiamano Totò Carrillicchio! Di meno un cuocinatore e non me l'ha detto prima pure tu ne e quanto a casta aspetto se da un cuocina sti quattro pariti qua ne beh lo papà con tanta fatica te ne se ne butta a scordare ma mo che torna a casa lo ricordo io ma poi mi faci proprio un bello piacere mi faci oi da a tu già tu da tu con un da mezzo manco un muerto no, ciao ui. Ci è sta bella carrosa? Buongiorno! Buongiorno! Questa è l'amica di un Antonio, vedi? Sentite, sì. Ragionate un piccavo, che io tengo da fare un picchi da fuori un guetto, non sai? Va bene, papà. Casta è un picchi, No, no, questa è di un'amica mia. Ah, sì? Piacere. Piacere, io sono Filomena. Filomena, Pasquale Pannofino. Piacere. Sai che sei una bella carrosa? Pillami, Filomena ha detto che sì, si chiama? Sì, Filomena, no. Ma io se questo nome lo conosco, per la miseria. Beh, Paniani, sì. C'è per caso che conosci nipote Malluntolino per caso? Perché? Antonio vi ha parlato di me? Certo che mi ha parlato. E capace Filomena, lo nonno, mi visti passeggiare assieme allo corso, no no? No, 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 mi ha parlato proprio di Edda. Ha detto che sei una bella carosa, che sei brava alla scuola, che ti metti sempre di... Insomma, che sei una bella carosa. Beh, non esageriamo, non è che sei proprio brava brava. Ma pure un nipote Malluntolino gli è bravo, del bacco. È pigliato tutto di lui nonno, è pigliato. Mm. Proprio di lui nonno non penso proprio, sa no? Cioè, come dici, mo, tu, Iotra? Com'è? Dai, Leti, così simpatico tuo nonno. Ci sta bisogno di un'altra, grazie, nonno, grazie, grazie. La donna. Buongiorno, Carmè. Sta ritirato. Piano piano, con l'aiuto del signore, non mi ha ritirato. Mamma, io ci accompagno la Filomena a casa, siamo torno. Va bene, no, Leti, non ti preoccupare, gli dimo stasera alle 7, va bene? Va bene, rimaniamo così allora, grazie sì, Filomena, sì. Gli dimo stasera. Buongiorno. Ciao, Filomena. Buongiorno, signorina, buongiorno. Salutimi la mamma, sa Filomena, sì. Mi raccomando. Minchia, che caudo. Nonno mi sta buon tra la cugina? Ciao, ciao. Oui. Ti nasciuto? Ma non te l'era detto che ti ieri misurare le quasuni per la zita? Oh, sta benedetta zita, lutata. Io non me ne fido con vegno dalla zita, non voglio un cienno. Sciate io, non vi preoccupate di me, che io mi giusto solo. Ta, come facciamo? Non ti potiamo lasciare solo fino alla sera, E piacere per la miseria, che non parlo tu, me la saccio fare tra lo padellino. Non ti preoccupare, sciate, grazie di Dio, non vi preoccupate per me. Ta, ci signoria non ci vieni, sì. Ma spiccia non ci vieni manco l'umimino. No. C'è l'umimino non ci vieni, c'è dici che posso ci soltanto io e la gnona la zita? Stati bella bella, mi ha fatto sciuntare. Mo parlo io con marito, da non ti preoccupare. Io, Madonna, a forza sta cazzo di zita già venire. Piuttosto solito 12 e mezza, quando cazzo si mangia tra sta casa? Non ti preoccupare, non ci rimane alla daciuno, c'è la Letizia che sta a prepara. Prepariamo. C'è hai tu, ne sta a gridare. C'è aggio, Mimì? Sì. Tu mando la sirda, c'è aggio. C'è successo, dai, c'è successo. Figlio mio, non sa come sono le femmine quando pigliano un piccio. Poi si fa il piccio grande e diventa...
Mannaggia. Piccio, tua. Piccio, signoria, lo chiami Piccio? E che? Qua sempre la stessa storia, Edi. Mi pare sia che mi ha tornati a quando teniamo la Letizia ti togli 3 mesi, che non ci potremmo uscire mai a nessuna parte. Oh. Non ti calmi, Nubicamone. Ma si può sapere almeno ciò che è successo? Mimino non fa la parte di Lufessa, sa? Tu già lo sapevi che Silda non ci vuole bene alla zita, no, Mimì? Mamma. Oh. Madonna, ma non ti agitare così. Non preferisco che sto solo io. Non... C'è da grazie di Dio, voi. Non vi preoccupate. Oh, ta! Qua è sempre la stessa storia, eh? Ogni fiera che massieri faccio così, ma ci hanno parte. E non buon ciglieni perché dici che mi togli la capa. Ma si hanno da parte! E non volincieni perché dici che la confusione gli dai fastidio, c'è confusione! E noi per colpa di signoria ma rimani sempre così tra casa! Però come te la butti la pensione mia, eh! A parte lo fatto che la pensione, Mimino, spicciola! A parte lo fatto che la pensione nella spartimo con la rafiluccia, e poi quindi 4 soldi che anni dai non ci bastano manco per le spese di signoria! Oi, c'è basta, amore? Eh? C'è dici? C'è solo tutte queste parole allutate? Non ti preoccupare. Oli che rimani solo? Lo facciamo rimanere solo qua. Qual è il problema? Ha capito bene, Mimino. Ah. Enio, non ci eni giù alla zita o lo stesso. Ah. E mo dammi sta insalata. Ma la forte in capo a tutte e due. Fammi vedere se sta facile la Letizia. Abbani, abbani. Mamma, mamma. A dove è arrivato, Mimì, eh? Mamma. Nata a me. Tra casa mia. Lo sai com'è di quella, no? Facci, cugino, ma poi per li passano niente più, non lo sai, porutone? Poi, ci facciamo una cosa, eh? Sì. C'è sempre di muoce sta preparando il chiodosto di mangiare da pensare, ma le cose serie. Ali, ciamo, ali, ciamo. Ali, capoegno. Vieni, ali. Da, sempre di muoce sta affanno. Poi, da, va bene? Ali, capoegno, ali. Ah, c'è della vita. E pensare che prima Don Cia Cia era rispettato di tutti. E moni, Rosina mia, perché quando ti è asciuta non me l'ha portata con te, eh? Ah, mamma, 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 povera la Rosina mia che mi è lasciata solo, solo qua. Rosina mia. Trasi, quanta che non ne dimo, sentiti qua con me, Rosì, quanto sei bella, Rosì, Madonna, Rosì, quante cose ne sono successe, di quando manchi, e quanto mi manchi, Rosì, c'è ti sta a farci freddo, aspetta, che ti muccio con lo giaccone mio. Come ti piace quando faccio costini, eh? Quanto ne abbiamo divertito assieme, Rosì. C'è belli tempi, quindi, Rosina mia. Noni come moni. Ne spaccati i fighi allo paglioni. E come li sapevi accucciare, Toni, con la mia nulla entrano, li sapevi accucciare nessuno. E quando ci zappiamo, non ti ricordi? Andiamo a spizzare i margiali! E sta ridi, eh! Ma come mi posso scordare? Ui! Se ti ricordi quando messo Luigi, lo firraro di sotto alla strada longa, ti girava intorno che ti ulia, e ma lo pensiero tuo era per me! Perché sta ridi, Moni? E la verità però è, come mi posso scordare? Vabbè, messo Luigi è stato... Dove sta vai? Dove sta vai? State lo mica con me, Rosina mia. Non mi lasciare qua nessuno solo. Aspetta, non puoi essere più tardo, Rosì. Già sto solo qua, Rosina mia. Rosì, non mi lasciare solo, lasciami. Lascia come niente con te una viata per sempre. Rosina mia, non ti decidi, non mi lasciare solo. Ti voglio bene, Rosina mia, ti voglio bene. Non mi lasciare qua, riportami con te, Rosì. Rosina mia, voglio venire con te, non voglio ci sto più con questa pancia. Rosina.
veramente bello. E lo vestito di la zita, quanto era bello, tutto di pizzo, con tanti brillantini, tutto largo, e lo velo, era per essere sicuro uno 5 metri. Una cosa etico blu sta dico, e una cosa con ieri visto. E lo pranzo, madonna, c'è mamma. Pranzo come una babbinchiata. Ti gira, picci, per favore. Hanno soltanto 10 minuti, ho limite a contare pure le pile a uno a uno, limite a contare. Sì, Mimì, hai ragione, hai veramente ragione, che non ci dai nuda alla zita. Specialmente quando non ho nuta quella bella spigola di 300 grammi. Com'era? Sì, sì, sì. E nessuna spina di 10 centimetri di traverso di sciuta, Così ci chiacchiano certo. Noi, Ma sta senti? Ma sta senti? Ma non sta senti? E lui non ha mai visto bene di niente, è tutto per colpa di Sirda. Ci brutinio pure una picca con voi, Rafilu. C'è la cussini? Che non l'hai mai tenuto pure con noi, come pure tu lo sai. E come sai pure che l'utato non si sta qua, perché dici che si acchia meglio con voi, si acchia meglio con l'omimino. E perché questa è casa sua? Sì, che come? Che ci vuoi bene a sì, poi lo lasciavo sempre solo, lo lasciavo. Mo qua, Rafilu, a parte tutti i difetti che già sappiamo di l'utata, ma sopportavo l'arteriosclerosi. Quella gli mancava e l'è venuta. La notte si ozza e parla solo solo come una festa. Piccia tutte le luci, piccia la televisione e ozza il volume al massimo. No, casino, sono mia. Ti capisco, Carmè, ti capisco, hai veramente ragione. Questa è l'arteriosclerosi, che alla certa età si manifesta facilmente. Sa fare una picca d'attenzione, sa stare reto per reto e sa secondare puro. Beh, sa che vi dico? Certo. Già è orario che non la uscire, fra mezz'ora si con la lezione e a me non mi piace che ho fatto spittare l'alunna mia. Beh, io sono un professore perfetto. Ciao, caro. Ciao, caro. Arrivederci, buona giornata. State buono. Comunque, Rafilu, a me sta storia mi sta zicca pisari e parecchio puro, sa? E mettiti in un piccolo posto mia. E non siamo più i padroni qua, siamo una picca. È vero, non teniamo più i 20 anni. Ma non è manco giusto, capito? Una macchiutri per sempre tra i 4 pariti. E che ti posso fare, io sono mia? Sì, ma è tenuto sempre in deboli col pilomimino. Comunque, Carmè, io me ne ha già uscito perché ha già scegliato acuto negozio che ha già detto 3 scampoli di roba. Sai che ti dico? Carne devo più tardo. E stati buona, stati bene. Ciao, Mimì, stati buona, Carmè. Ciao. Ho di compagno, pure io. Acuto non volevi farci spettare alunni sua. Questa è la babbetta alle scampole. Io no, e signorno, così, a miezza lo discorso. No, Mimì, alle scampole sta pensa sorda. Parli cussini, eh? Perché le mamme di Sirda stanno ancora assieme. E stanno pure buoni, stanno. Io li abbia soltanto, c'era uno tritolo che veniva a mancare. C'eri pure da fare, tu. Sirma gli è buta la sfortuna con perdi mamma che era ancora giovane. E solo lui tu sai quanto che gli è passato, cara Carmela. Madonna mia. Pitrasi. Mannaggia la madre diavolo, mannaggia. Uè, no, c'è successa anche una cosa, Pippi. Mi ma ci pagliata la pensione alla posta. Beh, e c'è mai a fare che ti aiuta la posta? Mi ma ci pagliato e sta a chilucchino di cristiani. Sì, ne? Vabbè, ma capito che ti aiuta la posta con i pagliati, che c'erano tanti cristiani. Ma perché l'utata stai così, Pippi? C'è successo almeno? Gli è perduto i soldi! Non si ricorda, ha chiuso un mese i soldi! Non si ricorda! Non si ricorda niente più! Non si ricorda 2 mesi di sordi! Mamma c'è fuoco! Ma com'è almeno? Com'è? Io mi ricordo che mi ha chiamato quando Cristiano che stava alla fila, ha già firmato. Però non mi ricordo se i sordi l'ha già lasciati sopra un bancone o me l'ha già messa in poscia. Come faccio uno di? Iti, che qua tieni un sacco di poci! Iti, fuori! Pippino! Ah, ci è nato pure io! Niente! Non si fa amore, se siete di Lupica, la vita che siete l'impiegato della posta! Siete di qua, Pippi! Sì, mi ricordo anche una cosa! Siete di qua, Pippi! Sì, io mi ricordo che è arrivato il numero mio! Ha già firmato quando ci è arrivato! Tu contavi i soldi. Mena Pippi, conta i soldi. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 700 euro con la tredicesima. Noni, non mi ricordo niente. Sentite, faccio una cosa, ma basta un po' io alla posta per non mi caccia gli è successo.
che ci tiene sempre la capa a 13 ore, te la tiene. Mannaggia tu. Buongiorno, buongiorno, Pippi. No. C'è successo, c'è che succede, le dice, c'è guai che succede, ne è combinata a notra di sua. Sì, ni animi mia, anima neci. Madonna, sa te. Ho nasciuto così bappaiono la pensione alla posta, le ti, ma non si ricorda più di un mese di sordi, non si ricorda niente, non si ricorda. Ciao, meno. Sì, non ti preoccupare, riposi di nubicca e poetica ti riguardi, dai. Sì, ne ha ragione, l'agnone. State riposato e pensa che potresti avere guerra. Madonna, c'è te lo picca cazzo che non mi sta ricordo niente di voi. Sì, da me, lasciamo perdere. Tanto ormai l'ho fatto, gli è fatto. Piuttosto, l'altra mattina, con lui mi ha incontrato alla terapista, finalmente l'ha già conosciuta. E mi è domandato come ti sta sentendo in questi giorni. Ha detto pure che lo tiene a acchia, pensatone. Suo suocero è davvero un simpaticone. Gli ha detto... ci ti tenia pure mensa giornata, mo parlava cussina, da mo parlava cussini. Guarda sì che mi capisci, non come a te faccia. È meglio agire, così mi faccio togli altri massaggi. Uè, compa Pasca, dimmi. Ma c'è per caso la terapista e ti da femmina buona con la miniconna, che ti dica su mia moglie, so per l'upanaro? Zitto, cazzone, ma ne spompiamo. Ti zitto, madonna mia. Ma se ci facciamo con pa, ma ne facciamo fare un bello caffè della Letizia, no, lo nonno? Che come, nonno mio, trufazzo subito. Ma trufazzo. Senza zucchero, a me vengono diabeti. Va bene, Pippi. Uè, Leti, a nonno da bello forte, concentrato. Può darsi che la caffeina li faccio tornare a menti 2 mesi di sordi. Ah, Ani, cammina. Concentrato, fallo. Mamma, come mi affari, E lui mi che sta di mura, che quanto un soldi qua alla posta. Dicito mia, c'era pure la 13ª. Oh, mena, Mimino, me. C'è. Tu mi hai fottuto i sordi! Ce l'hai! Tu sei stato un malacarne che non si altro! Che ha già fatto io? Mi hai fottuto i sordi! Sì! Ti ha approfittato dell'amico tuo! Agliato lo pane di bocca a quanto fiore di nipote, me la Carmela! Ma quali pane? Ma sei sordi! Che sta a dire, insomma? Ma dai, c'è! Io non ci ho fatto proprio niente, non ci ho fatto! C'è fatto, lo Cristiano, c'è stato! È stato, lo data, è stato! Si è approfittato di me che sta parlando con una cristiana e mi ha fottuto i sordi. Lascia i sordi, ma la carne che non si otro. Fermo, lascia i sordi, ladro che non si otro. A me, ladro. Ce l'ha da ieri qua, ieri. Ma vabbè, tu qua. Tu sei stato, ieri qua. Ciccolo, cazzo, tu gli otta. Ciccolo, da vuoi che vai? Ieri qua, lascia i sordi. Ma c'è cavacchiano. Ieri qua, ti spacco la capo. No. Ci spacchi la capo, spicciala, ta. Spicciala, non può essere, ti sta sbagli. Ti sta sbagli, ta. Vieni qua, spicciala. Che ti sta sbagli. Certo che ti sta sbagli. Ma insomma, come faccio che dici che sono stato io? Allora meglio amico tua. Allora compare tua dici queste cose. Guarda, che è successo? Non mi percisa gridi. Che è stato il nonno? Mi ha rubato le sorti della pensione. Lascia i sordi, ladro che non si altro, mantieni. Ziccolo, lo nonno, ziccolo. No, non ziccolo. Può essere, no. Si parla di casa mia. Ladro che non si altro. Ah, Jessi, lascia i sordi e Jessi fuori di casa mia. Certo, mamma. Certo che me ne ho. No, e non mi va a sapere mai più. Ma guarda mica c'ho umiliazione, vi! A me è ladro, no? Mamma! Ha già stato sempre un cristiano onesto, corretto e rispettabile! Ah, e ricordati una cosa, sa! Ricordati che io, Vizzenti Sini, con i pezzi al culo, ma mai ladro! Guarda, lì si faccia credere! Lascia i soldi sopra un balcone, ladro! Spinciata, non può essere! Lascia i soldi! C'è sto belli tutti i due, guardate come li agnoni, guardate. Da cotone. Guarda! Lascia i soldi, là! Che fortuna che l'impiegato è di un amico mio! No, i soldi da storia! Ti è rilassati sopra il bancone della tavola da netti di ieri giorno. Meno male che l'impiegato se ne è donato e me l'ha messo da parte, l'ha messo. Ma c'è fuoco! C'è fuoco! C'è umiliazione. C'è questo Pippi e questi che non mi gridino a me, cazzo. Mamma, per favore, sai? Ma per favore. Ma, mo sa che facciamo? Mo
ora pigliamo. Non l'ha fatto lo caffè, lo nonno? Sì, no, l'ha già fatto. Ma ora pigliamo questo caffè che te l'ha promesso, eh? A fa' a te, Luca Pere, ne porto da poro! Oh, mamma! E questo di dove stai, Simone? Ma è una Pippi, fazzo Dio! Sapi, ce l'è dritta la capo, lutata! Non fa così, Pippi, me! C'è sudata, lu nonno! Mamma mia, ha ragione, lu Cristiano! Sì. C'è figura! Sì, da qui tu se l'è pigliata, è detto che è stato io che le hai rubati i soldi! Né ditti che né ditti, l'hai chiamato lato! Disonesto! Mamma, c'è figura! Oh. Mena, me, lu nonno, sei sbagliato! Che c'è teni chiù la caposcia? Oh, così mi è ditta la capo! Comunque mi è passato... E lo sangue, da momenti te lo mangi, tutti comunque cose. È passato! Da momenti tu mangi un po' Pippino. Insomma, guarda. Ma come è possibile, mai? Mamma. Madonna, come la sta facendo grossa! Che c'è cazzo la già dita questo Cristiano! Dai, Moni, ce li sta piglia! C'hai un nonno! Ce l'hai! Oh, Cristo mio! Carmela! Mi sta mancando l'aria, Carmela! No! Mimino! No, mi è venuta un'idea! Mamma, da! Iti, iti qua! Che bella parosa, da! Guarda, oh, sai che ci ha peggiorato! Stava più l'acqua! Come sono? Guarda, iti, buona! Madonna! Ma è venuto a fare! Guarda, guarda! Poi con l'acqua! Ma mi sta mancando l'aria! Zicca, pronto? Pronto, dottor Speranza? Buongiorno! Sono Letizia! Cazzo, dottor Speranza! C'è mio nonno Pasquale che non si sta sentendo bene! Mamma! Mamma, largale qua, Nubica! Larga! Mimì, lenta qua! Sì, certo, dottore! Gliel'ho già parlato! Lei mi usa a posto! Dottore! Puro! Madonna. Lo so dove abitiamo? Madonna! Sì, benissimo, dottore! Vediamo! Senti, ti guardo... Baccati, senti! Mamma, nonno, come ti stai senti, nonno? Sorriello, dottore, sono nonno mio! Bueno! Quasi bueno! Lo saccio bueno! Mamma! Ma ti stai senti veramente meglio? Sì, Mimino, mi stai sentendo meglio! Dai, io sono Mimino, dai! La Carmela sono tutta! No. Carmela! No, Carmela! Come Carmela! Si sta cresciuta la barba, Carmela! Sì. Oh, mamma! Nonno! Madonna! Facetemi scendere sopra un divano! Sì. Lei mi sto cazzo di cappotto! Muciamo! Chiano! Usciamo, no, chiano! C'è un altro picchi d'acqua, dai! Quello tu picchi d'acqua? No! Ma non no, io! Lascia, lascia, aiuta, aiuta! Ehi, questo coso! Cammina, Madonna! Madonna! No, papà, no! Zicca, ma... Ciao. Madonna! Aspetta, pia con tuo cuscino, metto lo qua, dalla spada, sbrigati! Madonna! Ah! Senti qua, dai! Mamma! Senti. Mamma! Ah. No! Dammi un piccolo giornale mio! Buongiorno, Mimino! Eccolo, nonno! Mamma, come mi ha fatto? Cazzo, mi ha fatto con dove ha fatto la testa? Non ci ho fatto mai, Cossini, Mimino! Non ci ho fatto mai, si sta con porta proprio a Scalamoni! Tu non puoi avere così, che non c'è gli è combinato! Gira pagina! C'è ma affare, Carmè! C'è gira pagina! Dimmelo, Toni, c'è ma affare! Facci una buona, cazzo! Mannaggia la vicchiaglia, mannaggia! Mamma! E mo ce la supportare, Mimino! Madonna! Ah? Buona qua! Ci da supportare, Mimì! Me ci da supportare, noi, Carmè, ci da supportare! Sì, tanto Mimì ci incanisce a paglia le spese, Simo, io, tu ne l'agnoni pure! E c'è potevo fare! Sì, di questa! Dimmelo tu, c'è potevo fare! No. La signorina, no! Mimì, lo saccio! Decidi! Abbi decidi! Mamma! Sto a papà! Madonna mia! Che sudata. Prego, dottore, entrate, prego. Allora, dottore. Buongiorno. C'è successo qua, Pasqua? Ma l'ha chiamato urgente, ma l'ha chiamato. Questi. Sto bueno. Stai bueno? Sto sanno una centra arrugginita, guarda. Non è che per caso ti ha pigliato mo' di caffè stamattina, no? Mo' te li donno sti fessi, no? Ah. Beh, che lo fate accomodare sulla sedia così le prendiamo la pressione? Sì, subito, dottore. Sì. No, oggi di me... Madonna sì. Mia! Sta peggio di prima, facci cose strane, dottore! Mo vediamo! Madonna mia! Che gli alzate la manica della camicia?
Un attimo solo, dottore. Sì, 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 con calma, con calma. Ha capito pure l'età, non eh? Non vi preoccupate. Cioè, mamma. Piano, piano. State calmo, calmo, Pasquale. Che bambino, dottore? La pressione, la pressione. Sì, 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 sì. La pressione dobbiamo prendere, Pasquale. Non ti preoccupare. Piano, piano. Sì. Piano, piano. Allora, infila qua. Non niente, non niente. Ma dove la già infilare, dottore? Qua, 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 dove la infilare. Qua. Non ti preoccupare. Tanti calmi. Ma una cosa. Come sta su di Pasquale? Nel frattempo, va a fare un bello caffè al dottore, non sai? Va bene, papà, stavo subito. Una sudata di morte, dottore, mi è venuta. C'ha mai fatto colazione stamattina? Lo poco, ma questi qua, madonna mia, sempre di persona. Dimmi una cosa, dimmi una cosa. Ma c'è per caso la televisione insegna tardo ieri sera? No, dottore, noi erano male con le noi in una quarta quando mi ha già colcato. Dottore, stasera li fanno gli spogliarelli. Sì, ne. Ah, c'è canale? Canale 69. C'è facci, dottore, un coraggio, pure un po'. No, ma giusto. Io non staccio. No. Poi dico, buona, io la tengo sempre la stessa capo tutti? Beh, stati calmo che mi ha messo sulla pressione. Mi dico che mi sto calmo. Bello, bello, dai. Stati calmo, calmo. Stati bello, bello, dai. Vediamo. Madonna. State bello, bello, che sta a pompa dal dottore. Dottore. State bello, bello. Io dai due pompe. Oh, Cristo mio. Beh. Meglio con miniome. Chiaro, dottore, ma li guardi i pili. Beh, dottore, come vi sta a fare? Carme, stai bue. Stai meglio di noi, tieni la pressione 120-80. C'è stabilito che li malati si diuì qua. Come un giovanotto. Piuttosto, dottore, scusatemi un minuto, già ci fanno poco d'acqua, speriamo che arrivo allo bagno. Ani, Ani, che ora te la togli una bella cura. Poi tra la cucina, sai, arrivo prima. Madonna, speriamo che arrivo. Madonna. Come speriamo che arrivo? Sbrigati. Madonna. Che c'è una penna che non trovo la penna. Mi stai scherzando tutti i costi. Dottore. Forse l'ho dimenticata. E quanto va bene su dai, entra allo studio. Tra la credenza, c'è ancora una parte. Mamma, dottore. Se mi dice, signoria, dottore? C'è t'ha già a dire, sì. Mamma. C'è t'ha già a dire, Mimì. Però c'è la pressione dire. Stai buona pure, no? Mamma. Oggi è una giornata proprio, non vedi che giornate? Come lo tempo è Sì, che dottore, sì, certo, sì, che qualcuno ti nuci la penna, dottore. Sicuro che stava nella borsa. Senti, dottore, qua, nell'utata, non ci stai filo bueno come sta dici tu, né io. Qua le cose sono tu brutti, sono peggiorati di moto puro. Facci cose strane, facci. Non lo so, parla solo solo. Riti, crita, e poi la cosa peggiore è che non si ricorda niente più, non si ricorda. Lo so, Carmine. Lo so, ma fanno sapere pure a noi, no? State non mi cacita, no, che non spiega. Purtroppo, Carmine, è l'arteriosclerosi. Allora, tutti siamo portati per la sclerosi, specialmente quando si arriva a una certa età e soprattutto quando si subentrano situazioni particolari, problemi familiari, gli vengono questi attacchi. Senti, dottore, ma non c'è nessuna cura per l'arteriosclerosi qua che ha detto lui? Mimì, purtroppo non c'è nessuna cura. Non una sola è della medicina, la pazienza. Ci la tenete e bene, Cinoni. Cinoni c'è cosa, dottore? Carmè, Cinoni è portato anche una parte. Ci sono tanti casi di riposo. Io non glielo primo e manco l'ultimo. Castone viene di anziani. È vero, dottor. Paroli santi, guarda, è vero. Ma c'è bisogno di dire la capa a tutti dopo, dottor. Ehi, caro Mimino, io non ho già detto figlio che ha da fare così come c'è. Questa era soltanto una mia idea. E l'idea non pica che non tanto mi ha genio a me. E purtroppo supporto lo commedia, allora. Sì, lo supporto commedia. Comunque, mo li segno sti dopo un tour. Questi servono solo per stare in un piccacchio tranquillo, sai? Sì, almeno. Cioè, mi sta segnato, dottore! Niente, niente, Pasquale, dopo un tour ti sta segno. E lo figlio mio, è scolato un picca. Sa Pasquale, dopo un tour ti sta segno. Dopo un tour, per la maraimena. Anzi, sa che facciamo? Sì. Noi facciamo subito una mone. Ne tengo sempre una bicampione tra la borsa. Ma cazzo! Beh. Fammi a vedere caso mai con gli è scaduta, me. No, no, gli è buono, la potremmo fare. Sì, 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 sì. In un momento, dottore, sì, che mi preparate, sì, l'occorrente. Ma dottore, non gli avrei potuto scrivere che saccio un pinnolo, un ciruppo, una supposta. Pasqua, c'è ma fa con le pinnole e con le supposte, gli è meglio una bella puntura, face effetto prima. Ecco, dottore. Sì, sì, grazie. Beh,
Ma preparati, beh, Pasqua. Ci sposto la prossima. Già l'anima ossa, mannaggia. Beh, sì che da preparare che ora facciamo sta puntura. Facciamo. Poi, l'acqua di piccino piccino, da me occupare tu stai. E fammelo vedere prima, fammelo vedere. Stai qua, stai qua. Madonna mia. Siamo, dai, siamo. Siamo. Già vedi qua come si dice la cosa. Prego, dottore, il caffè. Sì, sì, grazie. Beh. Datti un picca qua, sata, moneta. Pigliamo prima sto bello caffè, se no di freddo e noi più buono. E zuccherato già. Aspetta un picca qua, sata, capo, niente caffè. No, 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 fa contrasto con la medicina, Pasqua, te. Ah, sì? Sì, sì. E c'è che medicina? C'è già aspettato questa posizione? Un attimo, che sto venendo. C'è bello, sono pronto, sono pronto. Non ti preoccupare. Ti sta preparo, se no? Sì, sì, ha già capito. Madonna. No. Sta beato tu, nonno? Sì, sì. Madonna, frigola, non picca. Aspetta, ma non miedo. Frigola! Ma nello dottori, no? Hai ristaccato qua te? Beh, sì, sì. Stati calmo, Pasqua. Sbagliato, no? Stati calmo. Aspetta, che mo mi levo sì. Io. Stati calmo, calmo, sai? Beh, non tu stare con uno spizzamo l'ago. Fermo, dottor, fermo, non tu stare. Frigola! Fermo, fermo. Frigola! Ah, minchia com'è! Fermo. Beh, finisci di frizzonare tu qua. Lo frigolo io te. Madonna mia! Fatto, dottore? Sì, sì, l'ho fatto. Ma pillò altri punturi, mo come mi ha fatto? C'è meno male che era piccino l'ago. Non c'è che li sappia fare. C'hai studiato? Già fatto. Mimì, sta dicendo il dottore che non c'è qualcuno qua innanzi che sappia fare punture? No, no, se non vieni tu non me ne faccio il ciuio. Pasqua, Pasqua, io potrei pure venire, però sapete, c'è pure tanta altra gente che ha continuamente bisogno di me. Oi, dai, non lo potevo dire, oi. Alla dottoressa, alla terapista, Vuoi da pure io ingarbata, sai? E gli è buona pure, dice. Ah, che dici? Sì, sì, di questa me ne faccio fare pure 10 scatole. Ciao. Ma vede olio, no? Quando dici che per Pasquale fanno filo oli. Madonna, com'è forte la medicina. Allora, mamma. Facciamo questa terapia per una settimana. Due al giorno. E quanto me la già fare, dottor? Almeno per una settimana, Pasqua. Esce pure l'amarancia. Cioè, sta chiemi? E calo mia, che c'è lo tuo? Carmelo, non lo sa che lo dà allergico a queste cose. Mamma. C'è sta chiemi? E facciamo questi puntori. Allora, Mimì, facciamo questa terapia per 15 giorni. Sì, 15 giorni. Come per 15 giorni, dottor? 15 giorni, dai. No, questa anni, Pasqua, è per 15 giorni da fare... Che mi ha detto fino a settimana? Oh, mamma, fermo! Ci sta ridendo! Mamma! Chiamatemi il mio medico! Chiamatemi il mio medico! Che è successo, mamma? Chiamatemi il mio medico! C'è zitta, c'è dolore! C'è successo! C'è successo! C'è successo! C'è successo, calutata! C'è successo, venite! Madonna, c'è dolore! C'è buttano tra crisi! C'è gli buttano tra crisi! Ultimamente! Mi sa che quella cosa è triste! Portatelo! Portatelo! Non gli è più cosa! Andiamo! Mamma! La soluzione qua come la casa di riposo, vedi? Hai visto Mimì, lo sapia io, la soluzione giusta quella è la casa di riposo. Ma ci sta a dire almeno! Si capisce! E pure la soluzione giusta è solo quella! La casa di cuore! Vabbè, Mimì, non ce potremo fare, non lo potremo tenere i cussini? Sì, bello bello! Ah? Madonna mia, c'è dolore! Madonna! Madonna! No, 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 no! Mimì e Carmè, o qua ho supportato questo e pure di chiù, cinone come ho già detto prima, qua la soluzione è una sola, la casa di riposo. Sì, che c'è la casa di riposo? No, 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 c'è di sta casa di riposo, nessuno, Pasqua, non stai buona a casa tua? Buonissimo, buonissimo! C'è di sta casa di riposo? Che noi lo sapimo! Buonissimo, sta casa di Mimì, qua sta la zetta tra i medicini, tra i punture, gli uomini sta a bocca, tengono un appuntamento con un rappresentante. No, dottor, che mi accompagno. Mamma, scusatemi, sa dottor. Niente. Aspettate, che mi accompagno. Lutata. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Un attimo, mi accompagno, dottor, nada, camerino. Mi sta facendo male la puntura. Molto passa, nonno mio, molto passa. Non ci siamo. Sta a spedire, scusa, sta rizzetta qua. Sì, papà, ciao. Madonna, sa Carmelo. Sì, sì, anima, nesciti. Ma allora stai su pure io. Che già vedi ci riato l'ultimo numero della rivista del giornale della cucina, sa? Va bene, subito. Nonno mio, stai su, siamo donne.
Le dino di murare, sale di. Ma torno subito, dai, detto, torno subito. Oh, ma proprio tenio per lo coraggio che mi mandate all'ospizio? Oh, me, Natale, me, ne sta parlando solamente, non ti preoccupare, no? No, no, me, cioè, io mi preoccupo, con le cazze, però. No, Nita, statti senza pensieri. A proposito di pensieri, manca l'upani per mensatia, mo bagno un negozio qua, Nisata, non c'è di muro? 5 minuti, oh, e torno. Ci dicevi prima, ci dicevi. Sì, dimmi, questo cazzo mi baiai. Tra, si andò, tra. Ciao, zì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, no. Uè, tu lì qua stai allo nonno. Ah. Ah. Stai io, zì? Sì, ne sto a barriare un negozio. Ah. Va bene, andiamo, mi sto io, lo nonno. Sta senti? Poi dici che rimani sempre solo. Beh, mo' igno, sa? Ania. Ah, lì chiai, scusa. Ci no, poi ti do traso. Uè, no. Uè, dimmi, tu lì. Uè, morale alle Filomena, sa? La Filomena? Che cazzo è sta Filomena? Uomo, non ti stai guardi più, eh? Questa che è in classe con me. Ah, questa casissetta di Nanti? Bravo, tu da. E io c'ho già fatto una gestione alla ghiaccia. Lasciare? Oh no, non rimanere qua, ne, ma sì. Controllare. Ma io sto pure. Anzi, uè, sì. Facciamo una cosa. Sì, dimmi. Tu ti stai sittato qua, ne? Sì. E ti leggi il giornale. Ah. E facci finta che non ci senti buono. Così, vieda, pure che stai, è come se non ci stai. Però... Siccome tu stai, a fa finta che non ci stai, hai capito? Mencia, mi ha imbriacato! Ma è da stai o non stai, cazzo? Stai, stai, mo vieni, mo! Meno male! Io servo, è arrivato, aspetta, no! Non lo sanno! No, sta più il giornale, eh! Pi, 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 il giornale, pi, 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 pi! Ecco qua! Sta babbo, sai? Sì, sì, apri, apri! Che cazzo di giornale piglia, tu cazzone! Ciao, Filomena! Ma profumi, cedi! Buongiorno signor Pasquale! Buongiorno signor Pasquale! Ma che ha tuo nonno? Si è costivato forte forte e le piata le orecchie. Poverino! Buongiorno! Bella piccina! Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Come state? Eh? Ho detto come state? Non c'è già capito! Come state? Non c'è mai... Che cazzo sta grida allora? Madonna, come dici come state grida questa? Bene, Antonio. Bene, figlia, bene. Antonio, e ora come facciamo per la ricerca sulle tradizioni popolari? Siamo venuti qui da tuo nonno apposta. Ah, ma non ti preoccupare. Ma perché non ci accomodiamo adesso? Grazie. Ti posso offrire un drink? O qualcosa di più forte, non so, uno scoc? Una vocida? Beh no, grazie, non prendo niente, specialmente di mattina. Ah, vabbè, ci penso io. Facci in un attimo, eh. Ma ne c'è di cazzone. Mamma. Non perdere tempo. Non la c'è. Grazie. Prego, Filomè. Com'erano i compiti dell'altro giorno, Filomè? Erano così difficili, ma così difficili, che mi hanno impegnato tutto il giorno e non ho potuto fare più nient'altro. Ci avrei giurato. Scusatemi in un momento, ci riarrerò dallo bagno. Ania. Mi sta scatta oggi. Maledetta prostata. Niente, sta piata non ci arrivo! Sta piata non ci arrivo fino! Come sono morbidi i tuoi capelli, Filomè! Morbidi, sembrano onde di mare. E i tuoi occhi, quando li guardo, guardo il cielo, Filomè. E le tue labbra. E le tue labbra, Filomè. Filomè, ma io ogni volta che ti guardo. Sì, mamma. Come un fiore di pe... Bello, diato. Ah, come si dice, è meglio un quintale anquetto. Dicevo, sì. I tuoi occhi, quando li guardo, guardo il cielo, Filomè, e le tue labbra, e le tue labbra, Filomè. Ma c'è lì, diavoli! Torino!
Servo una. Mannaggia la rovina di Luciano! Ai! Mi viene fatto male? Ma no, l'ha fatto male! Che cazzo sta critica, c'è sto assurdo, buculoni! Ho perso il equilibrio, ho perso! Mannaggia! Mamma. C'è successo, Antò? Oh. 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 C'è successo? Hai perso l'equilibrio? E ha boccato! Allora, se hai fatto niente, non ti preoccupare! No! Come stai, no? Bueno, Ciro! Ciro! Ah. No! Allora, ma con ce l'hai, no? Con te, Ciro! Oh, mannaggia! Ma tu non sta male? Loro no, nonno, ci sta passa! Senti, Antonio, la risalta è meglio che la facciamo un'altra volta, forse è meglio che andiamo. Sì, sì, ha ragione, mi sa che è meglio che andiamo, dai. Letizia, noi andiamo? Va bene, Filomena, grazie. Ci vediamo stasera. Va bene. Ciao, no. Buongiorno, signor Pasquale. Buongiorno, signore. Buongiorno. Ciao, no, ciao. Ciao, grazie ancora. Ciao, Leti. Ciao. Che cazzone, quanto tempo hai perduto con Muccoloni? No, stati bello e notte azzari. Uno sia di Baggira e reto la capo e cadi. No, non ti preoccupare, lo nonno. Come sei brava tu, lo nonno. Non ti preoccupare, grazie. Senti, nonno mio, io sto un attimo tra la camera mia. Sì. Ci ti servi in una cosa, chiamami, mi raccomando, sa nonno mio. Grazie. Ma mi picciano picca la televisione. Mamma mia. Un cazzo hanno messo lo tale comando. Mi raccomando, no, non mi faccia quello pensieri, sta buono. Noni. Dove sta lo tale comando? È sempre come lo leono di sopra la... Hai visto che non ci c'è dimurato? È fatto quello. E la Letizia è tornata? E tra la camera sua stai. Oh, va bene, ma... Oh, dai! Ha già contratto la terapista, sì? Ah, sì? E l'ha già spiegato un piccolo problema del puntore. Ha detto che più tardi viene così, dite pure come stai, eh? Io che non mi sta sento più in modo buono. Tanto la esce e vedi che mi ripiglio. Ma è cedi! Mamma, aspetta, ho lo sangue da quanto costano le medicine da ne? Ah, sì? Ho fatto un milione di così. Che vuoi dire che sta già da una cosa di soldi di rifuso? Ma dai, non l'ha già detto filo per i soldi, dai, io giusto per dire una parola, l'ha già detto. Mimino, vieni. Vieni abiti, c'è fatto sì, dai, vieni. Vieni. Che altro è successo, Monica? Ti sta dicendo vieni abiti, no, Mimì? Non ci lascia affatto più. Pure la bute aperta, me ne c'è scordato. Nonno, perché l'ha fatto? Cosa c'è fatto? C'è già fatto io? Ma c'è so sti cose, vuoi te? Invece con siamo andati qua, siamo arretuciamo. Non picca di responsabilità di chiude. C'è il bagno per quei servizi, te? Non c'è fatto tempo, mi sta scattava, blutata, mi sta scattava. E poi non c'era nessuno come giusta la putea. Ah, mo vuoi pure un cuno che ti bacia e che ti ozza la putea? Ah, pure a cui tu vuoi aiutato? E a me chi è che mi aiuta, eh? Io non ce la faccio più, Mimino, non ce la faccio più. Ah, ne abbanni, non picca a casa di quei d'otra. Non si può uscire innanti cussini, Letizia. Si che veniamo un agnone in tra casa, Edi. La Rafiluccia si sta godi la vita, si ne aggiranno con lo marito, sempre a passeggio, la signora. E noi non siamo padroni chiù, manco commettiamo un naso fuori dalla porta. Io non ne posso chiù, Mimino, non ne posso chiù. Oh, ti calmi, calmi, te lo picchi. Oh, calmiti, Mimino. Io dici i telefoni a Sorma e falle venire qua, per piacere, me. Ma pure che chiama a Sorma, c'è di che già fare che chiama a Sorma. C'è di che... Sì. Senti, è meglio con Mimino. Va, è meglio. Va. Che è meglio con Mignò. Bello, lutata mia. Nonno, non ti preoccupare. Sono cose che possono capitare. E poi non sai che la mamma quella esagera sempre? Calmiti, dai, calmiti. So cose che succedono a tutti questi. No, la Carmela ha ragione, La colpa è tutta mia. L'anni sta passano e io non me ne dono. Ti conduca dico e ti conduca pazzo, ma non la pazza apposta, credetemi, aiutatemi. E ci sta chiavi, Toni? E questa è pazza proprio. Visto che non lo faci tu, ma la chiamo io, Chiudi, chiudi qua. Ma faccio sbaglia numero. Ma, babbo, allora,
0, 9, 9. Mamma. Chiudi. È meglio finitela. Pronto? Niente, Rafiluccia, la Carmela sono tu. Chiudi, Rafiluccia. Senti, quanto ti cuoio per piacere. Passa di qua, con marito da. Sta alla scuola? E c'è ma fa che sta alla... Scusa un attimo, ce l'ha da spicciare tutte e due? Ce l'ha da spicciare tutte e due che sta parlando al telefono? Allora, fista di Cian, ci faccio che sta alla scuola? Battiamolo, no? Capi fatti sua sinistra, se si come vuole. Rafilù, ti spetto, sa? Non dimurare, sa, Rafilù? Sì, no, no, ni, sì, ni. Vabbè, ne dimmo un'altra picca, ciao, ciao. Ma Carme, ma non ti sembra che stai saggiando un picchi? Ah, che dici? Eh? Ma... Lu papà hai ragioni, la sta facendo proprio grossa. Sì, sì, hai di ragioni, tutte e due sì. Hai di ragioni. Basta, pisciamola qua non si parla più. Oh, ne abiti i piedi. Ah, ne abiti tre amici. Hai di ragioni, niente, tutte e due. Non sì. Niente, non niente. Non niente. Questa grida sempre, grida. Prego, dottoressa, buongiorno, accomodatevi. Grazie, buongiorno. Oh, buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, dottore, buongiorno. Cosa c'è, signor Pasquale? Qualcosa non va? Sto tempo, dottoressa, sto ciruccazzo mi sta dai fastidio. Vabbè, cosa passeggera, allora sì. Non ti preoccupare, dai. Poco fa ho incontrato vostro figlio. Sì. Mi ha chiesto gentilmente se vi potevo fare delle punture di cui lei ha bisogno. Guarda, questo mi fa tanto piacere, signor Pasquale. Me, però le devo confessare una cosa. Io non ho fatto molta pratica in fatto di punture. Però so che le vuole fatte da me. Che dice? Tentiamo ugualmente? Sì, rifammeli tu, non se ne parla più. Io sono sempre pronto. Va bene, signor Pasquale, allora prepariamo subito. Sì. Donno mi, fatti sta puntura. Sì. Io me ne sto a bodda intra, così non ti vergogni. Sì, non poi ci me ne sto tra puntura. Ciao, le zie, dai. Mimì! Scusa, sa, dottore? Prego. Prego. Mimino, caro. Dimmi. Dove l'ha messo le punture? Sono la credenza lì, stanno, sì. Ah, sì, non sì. Non ti preoccupare, sono quelli. Prego, dottore. Grazie. Quanti anni ha, signor Pasquale? Stasciamo per gli 80, dottore. Ah, bravo, non aiuto tuo signore. Scusa, dottore, facete ma vedere il lago prima. Ma guardi, signor Pasquale, è proprio piccolo, piccolo. Natale, non fa come l'ho trafiata, se? Burudune. Che guarda nessuno era con tutta la trafiata. Niente. Madonna. Non preoccupatevi, vedrà che questa volta andrà tutto bene, signor Pasquale. Speriamo. Ciao. Non sentirà nulla. Scusatemi un poco, ma devo prendere gli occhiali. E già questa cicata, volete? Andiamo bene. Aspetta, non vedo molto bene da vicino. Intanto incominciatevi a preparare sul divano, signor Pasquale. Sì, già preparato, già. Oh mio Dio, questi non sono Madonna. Questi da vicino. Ah, ma siamo pure meglio. Come facciamo? E c'è saccio. Io non li porto occhiali, dottore, ci non tritava. Sbrigamoli che mi ha già stancato qua con sta cucina. Un attimo, un attimo, bello, va bene. C'è facciamo mamma. Senta, signor Pasquale, sì. Forse è meglio se vi mettete qui sul tavolo. Così io mi posso allontanare meglio e posso mettere a fuoco meglio, sì, signor via Pasquale. Via la mira, via! Ma tosca, c'è via la mira? Non vedo molto bene da vicino. Da questa dottore. Parte, per favore. Dottore, posso spostare? Prego, prego. Ciamo te. Madonna. Ciamo te. Allora, facciamo così, signor Pasquale. Dimmi tutto. Ecco, si appoggi con i gomiti sul tavolo, io intanto mi allontano, al resto ci penso tutto io. No, no, ci penso pure io, calo culo lo mio. Ciao, avanti. Stati fermo, fermo però, state, che qua già sta facendo... Mamma. Frigola. Va bene qua, dottore? Credo. La zona, Frigola. Permetti? Sì. Frigola. Credo. Frigola. Frigola, frigola. Sì, aspetta, sì. Aspetta, Lumica, aspetta, Lumica. Cosa, don signor Pasquale? Dammi un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua, Carmen. Ma non, la postura è tolta, che da fare. E basta tra tu, cazzo, no? Madonna. State calmo, state calmo, signor Pasquale. Pure tu state calmo. Sì, sì, non ti preoccupare. L'acqua. Dammi un bicchiere d'acqua. Mi piace, stanno buoni qua, dottore. Sì, sì, stanno bene, credo. Speriamo. Piano, piano. Ce l'ho subito, capito? Vedi che adesso la facciamo, signor Pasquale. Mamma. Mamma. Frigola. Sì.
Rigola, non trupicca! Sì, un attimo, un attimo! Aspetta, aspetta, oh, aspetta! Cosa c'è adesso? Che è successo? Mi sta fanno male gli ammi! Gli ammi? Oh. È meglio sopra il divano! Oh no, Giorgio! No, mo guaglia la medicina, dai! Sì, cazzo, li guaglia, guaglia! Accontentiamolo, accontentiamolo, ciamo, vediamo! Madonna! Ciamo, me! Signor ciao. Pasquale, io la vedevo un po' più coraggioso, però, ciao. Mamma! Ciao! Fatti zitta, oh. Coraggioso! Siamo te. Buono, cicata di questa. Mamma, non siete proprio a questa te, non cicate. Mena, mena. Mamma. Oh, dottore! Oh, io lo ho su, vedi? Oh, mi scusi! Mi scusi! Ma cavo dopo, te! Siamo te! Mi scusi! Mi scusi! Rigola! Sì! Un attimo! Rigola! Un attimo! Aspetta, aspetta! Madonna mia! Cedi, mo! Datemi un giornale! Vediamo sto giornale! Secca qua! Sì. Che cazzo l'ha già fatto in conto? Un giornale con le cosce! Sì, secca, giornale con le cosce! Allora, siamo pronti! Signor Pasquale, possiamo andare? Rigola, possiamo! Possiamo! Madonna! Adesso la facciamo, un attimo! Mamma! Ecco! Ciao, sto dando una cosa, la pregola, pregola. Dammi, fammi capire con io, dottore. Da tutti i parti sta a pregola, tranne Cantani. È tanto un ciulia. Mamma. Ciao, te. Mamma. 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 Che è sudata, signora? Tu, li avvedi. Vedi la tua, vedi la mia. Ciao, te. Mamma. Dottore, quanto vi dobbiamo, mo? No, no, niente, guarda, niente. No, no. Mamma, Mimì, la dottoressa non vuole niente. Toni. No, no. Significa che poi facciamo tutto uno conto, dottore. Va bene, va bene. Sì. Io mi sono affezionata al signor Pasquale, le faccio gratis le punture. Sì. E adesso io devo proprio andare. Cosa? Ce l'ho tocca a puntare. Mi raccomando però, signor Pasquale, la prossima volta siate un po' più coraggioso, Mencia, ma tu non ci te l'acciale puro. Ha ragione, ha veramente ragione. Beh, scusate allora, Arrivederci. Arrivederci, l'accompagno, dottore, l'accompagno. Sì, grazie. Era questa te. Madonna, come mi sta facendo male. Mimì, dimmi la giacchetta che mi ha fatto due passi dalla ghiaccia. Sì, con cammina la medicina. Sì, così cammina la medicina. Mamma. Dammi la giacchetta, la scialletta. Ehi, idi che a no trupicca si mangia. Non dimurare, sa? Sì, quando arrivo cali la pasta. E ci è pronto, io metto in tavola, stai o non ci stai, sa? Ciao, te. Lascia la gira, quella, dai, lascia la gira. Dammi. Dai. Madonna. Aspetta. Ciao. Non la tua cazzo la misa, almeno. Madonna. Aspetta quando ti metto la bevetta qua. Sì. La scialletta, babetta. Sì, ne stesso, vedi. Beh, ma arriva un picco alla ghiaccia. Non dimorare però, sai? Ho equilibrato il viso. Sì. Una a destra, una a sinistra, puntura. Vedi, c'è a camminare. Sì, chiudi, c'è parte già a camminare. Mo. Mi raccomando, te, mi fa stare con il pensiero. No, no. Come non sono mezza di attorno. Lui è in tuo fulo qua intra. Vuoi carmi? Ma perché sta a tratti così rotate? Eppure prima ha pensato un casino, ha pensato. Casino? Sì. E picca è stato, ma che li chiacchiere, Mimì? Picca è stato? Ma che ne so, ma la rafinuccia qua ne c'è di che fare. Oh, Mimì, ma ridere in picca. Sì. Non tutti, però. Sì? E perché, scusa? Ah, lo domani puro, Mimì. Beh, certo. Ho un rito puro, io un rito. Ma per favore, Ma è possibile che non tieni più una gramma di pazienza ad unica a me? Ani, abbidici e ti spariamo quest'orda, cioè tu non c'è di mura. Quando gli è più fatti sua, si velocizza la signora. Bimì. Trasiti, io trasiti. Buongiorno. Trasiti. Buongiorno. Se si può sapere c'è successo, vado a dire cos'è di... E lutata, dove stai? Dove stai? È su, dove stai? Che ha avuto chiappa e sinistri, quando li gira io. Tinia, la seconda ora di lezione, quando ha già avuto l'assare subito. Ma c'è successo almeno, c'è si può sapere? Io, quali cose? Sono serie? La situazione gli è peggiorata, è di moto puro. Ma insomma, vado a dire c'è successo, ma dove tenere di pressa? Rafilo, quando gli è qui cosa, lutata non si può tenere più. Ma sempre la solita sintitone, Carmè. Citto, eh? Citta, perché? Citto! Citta, Carmè! E citta, Polodone! Qua la situazione è diventata insopportabile.
Non si tratta più di lassuti da mienzo, che la chiappa li gira la capo e essi. Tre femmine ritagliate di sopra i giornali, tutte alla nuda. La televisione picciata tutta la notte. Qua nei rafiluma passate a cose più brutti. Lutata, t'ammazzate ai cristiani. L'insulta, li chiama ladri, disonesti, li chiama. Poi non si ricorda niente più. E noi ma stare sempre retu mi preta iddo. E poi oggi, voi biti oggi, c'è fatto la rafiluglia, niente. Cioè io sta scippulizzava, ma voi ci ha pensato, no? Lo faccio vedere alla rafiluccia, cino quella, non mi credi? Vieni, vieni, vieni a biti. Sì, sì. Almeno sirma gli è arrivato 80 anni. Ma tu la capo la persa giorni e giorni la persa. Madonna, quella moglie tua, ma sempre nervosa guai. Ah, hai visto, no, c'è no, fatto? Hai visto? Quello che dice Mimino è vero, stiamo esagerando, non drammatizziamo. Purtroppo papà Pasquale ha una certa età e quindi ha bisogno di tanta assistenza e di molta pazienza da parte vostra, visto che lui ama questa casa, queste mura. Qui ci sono le sue abitudini, non lo si può privare dei suoi ricordi. Lui ama stare qua, come ve lo devo dire, lui ama stare qua. Si capisci, no Leo? E certo. Lui mattini la pazienza e l'ama fare l'assistenza, invece ubini sta lavati le mani, no? Sentite, l'umietico gli è detto che ci proprio non ce la facciamo più. La soluzione è una sola, Edi, la casa di riposo. Lo spingio con i capimo. Oh, no. Tu, Carmè, sola non ci puoi decidere. No, perché qua stai solo a Marana Ferruccia, cagniamo a Lulionzio. È vero. E sto io. E poi, cara Carmela, si tratta di Sirma. Ah, sì? Sì. E io non so nessuno, Mimì. Io non conto niente. Non ci pensi, no, picca a me, Mimino. Ciao, Mimì, la Carmela non è filo tanto tuerto. Voi bazzati, biniciati, cifatiati, poi tornati, manciati. E noi femmini sempre tra quattro pareti, tra casa. Fatiamo, fatiamo, e la sera pare ci portano i tocchi. Io non ce la faccio più. Questa non gli è vita, Mimino, non gli è vita. Io mi sento scoppiare la capo, mi sento. Non ce c'è la faccio già fare. Paura usire mia. Volete che facciamo così, e facciamo così, ma andiamo a uno spizio e non si parla più. Comunque, non facite i cuscini, poi si facci pure dare radici, non vi preoccupate, madonna, madonna. Mamma, mamma, come va a fare? Che sta facendo qua? Guarda, ci si mangia assieme oggi? No, se ti dai, dai. Guarda, torna tornato. Hai a modo che non lo facciamo, mo? Senti, di me, piano piano. Tu c'hai, Carmè? Perché stai chianci? Non ci è che sta chianci. Niente, da, niente. Si sta ricorda di quando era gnoni fuori, allo paglione, di mamma, sa di sirsa, sì, da... Sì, di tutta la razza! Sì, ne, sì, ne. Belli tempi qui, di notata. Hanno teniamo le porte aperte. Non c'erano i ladri e gli malacarni che non c'è timone. Ma manco con l'inserraglio grosso si porta entro a casa, cioè. Ci dico da mienzo, la fila non c'erano, sì? Non da lombardo, non c'era una chinga, tutti pittati, tutti. Ma dico io la mattina quando si lavano la faccia, non si guardano allo specchio e dicono, ma ci sta a campo a fare almeno. Ah, c'è belli tempi qui di noi, c'è belli tempi. Almeno signoria te la goduti i tempi tua. Non ti preoccupare, lotata, che te la godri pure tu. Io ho già arrivato ormai, ma tu tieni tutta la vita dinanzi a te. E poi la fiducia sta facendo con qua. No, Nita, una macchiata passando, sta facendo una passeggiata e mi ha trasuto. Tati, mia, la... mutata, ma dico. Bravo, bravo. Mia, sì. Alla seconda ora di lezione, sì. E ha già detto quasi quasi oggi, mio prima, mio, e ci chiamo mutata. Che dici, la fiducia? Bravo, 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 bravo. Mi buongiorno. Fa proprio piacere. Letizia, amica, sì. Non c'è di oggi riunioni di famiglia? Così già detto lo nonno. Beh, Leo, sai che ti dico, ciamine, ma c'è cucinati. È vero, è vero. Invece c'è cucina marito da casa tua. A vedere, c'è belli pranzetti che sa mi fa Leonzio mio. Sì, sì, sì. E sì, sono sì. Invitati in un giorno che andiamo a mangiare. Un giorno ti invitiamo, ta. Un giorno di questi, ta. Se pigli se nuovo a casa mia, ma facciamo un bello piatto di spaghetti. Come quindi casaccio no, 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 dai una rizza, ma fa l'usaggio. Ma mi piace. Ha pensato di fare il menù? Da, e signoria, oggi invece c'è quel mangio. L'ho binciato, l'ho data io, ma già binciato.
Se vuoi cucini, cucini, sto già vinciato io. Beh, noi li lasciamo, sa? Buon appetito a tutti, arrivederci. Tanti buono, da. Tanti buono. Ciao, da. Buongiorno. Ciao. Mi accompagni alla porta, mi accompagni. E io sto a bazzicco a cucinare, me. C'è già cucinato oggi, boh, due cancelli. Nonno. Ce l'hai? C'è già Bilo, nonno. Tieni un'aria, che non mi convinci. C'è successo, nonno mio? Figlia mia, sta casa non è più come una fiata. Io so becciolo, nonno. E mamma mia, non può uscire andante così. Per colpa mia si sta batte sempre così. Ha già scegliato una famiglia sana sana, ha già scegliato. Io non so ciò che mi sta succedendo. Ma dona Zara Filuccia, la verità, non mangio tanto buono. Io li voglio bene a tutti noi, però sono pensionato a casa mia. Me l'ha già fatta tanti sacrifici e mi ricorda la rosina mia, mi ricorda. Ma è diventata stretta sta casa. Tobia di entrare una scarpa, non ci vanno stare. Rosì! Cioè, quando ti ha asciuto non me l'ha portato pure a me, Rosì. No! Perché sta a dire queste cose, no? Si dice, lo nonno, che i genitori hanno messo d'esempio alle figlie. È vero. Però tu, lo nonno, non puoi con mamma da così, da così. No, fa così. Senti, no, ma se sta a dirci, no. Lo nonno si è fatto eccio. No, no. Si è fatto eccio, lo nonno. E meglio ci mi hanno posto sotto tanti carienti come a me. Da tra noi e noi ne capivo meglio, ne capivo. No, ma di c'è sta a parli, no. Dove parla mamma lo sapono. C'è sapono, c'è sapono. Ho già deciso, mi faccio la borsa e mi dico. Ti prego, no! Mi no! Dico. Non fare così, no! Ti voglio mi troppo dico. Bene, no! Lo parlo io con la mamma e il papà, non ti preoccupare, no! No, non mi voglio, non mi lasciare, no! No, non ti puoi uccidere, no! Li parlo io, li parlo io! Ferma! Non c'è più posto per le parole in questa casa, non c'è più posto! Vecchio. Vecchio. Oh, me ne già scire, me ne già scire. Diranno che sei vecchio. Con tutta quella forza che c'è in te. Quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima la grida e tu lo sai che c'è, ma sei vecchio, ti chiameranno vecchio e tutta la tua rabbia viene su. Vecchio sì, con quello che hai da dire. Ma pari 4 lire, dovresti già morire, tempo non ce n'è più, non te ne danno più. Perché respiri tu.
In casa di Pascali Pannufino sono passati alcuni mesi. Mamma Rafilu, veramente non tanto mi sta in coda. In un periodo che non saccio manco io come mi sta sento, a propria. Lasciamo, prima non gli eri filo, cussini. Lasciamo, così ti sbagliano picca, gli essino picca. Eh sì, Mimè, lasciamo. Basta un nonno tamo danni, sa Rafilu? No, nemmo presto, non Mimì. Ti preoccupare. Mimì. C'è, di Carmè. Senti, io stavo a una riunione con la Rafiluccia, ma non ci dimuro, sa Mimì? No, ci ti serve in una cosa? Niente, non mi servi niente, Carmè. Shadian, grazie di Dio, e non vi preoccupate di me. Beh, Mimì, allora, sta bosa? Statevi non buone. Ci dimuriamo, Mimì. Statevi buone, un statevi momento, buone. Un momento, mi piglio la bosa. Sì, no? Sì, Nello, vi chiami pure, ti scusa di casa, no? Beh, uè, lasciamo, ciao, Mimì. Ciao, Mimì, ti timo dopo. Occia, mi sta entrando più torta. Ma... Non c'è di... Jessute? Cioè ti serve una cosa, le di? Papà, non sta a chi maglioni bianco. Aspetta, non perché è detto che non c'è dimore. Vabbè, ma papà, mo hanno meglio io. E hanno 5 anni pure tu, ne? Papà, papà, guarda, guarda, c'è già chiato. Cedi, papà. Cedi. A pensare che aveva mandato un nonno da dentro. Mezzo a tutti quindi strani. Però ricordati che sono sempre meglio di noi, santo. Ma mi ha fatto proprio schifo, mi ha fatto le te. E allora, papà, dico io Mircena l'ha mannato. Mercedes, mi mamma te l'ha mandato, lei di mi mamma da. Era diventata così nervosa, era diventata. Non gli potete mandare niente in più. E tu lo sai pure, tu lo sai. Mamone, ho il filo meglio. Almeno prima, le di zia mia. Tra una stizza e un'altra ne parliamo una picca con mamma. Invece mamma gli è dittato un murtorio sta casa, gli è dittato. E pure mamma gli è cacciata, le dico, pure mamma gli è cacciata. Può essere che mi siete sempre così a me, triste, brutto. E ce ti posso fare, le dici a me. Gli è più forte di me. E un piso sopra lo stomaco che non ci scende e non ci scende. Io che spaccava il mondo, spaccava le te. Ma mi ha lasciato solo come un cane da entro. Papà, hai ragione, papà. Hai ragione. Di quando il nonno non c'è più, entra in questa casa. Papà. Sta casa, noi chiù è la stessa. È vero, Leti. Percesimo noi che mi ha canciati, Leti. È diventata così fredda sta casa. Non si ride chiù, non si scherza chiù. Prima almeno con l'utata, buona cosa, buon'altra.
E stavamo tutti a movimento, stavamo. Se ne sono tu e ne portate tutte le cose, Letizia mia. E qua me ero lucesce. E qua me ero scuresce. Quanto mi manca, notata mia. Pure a me, papà. Ma tanto, proprio tanto, papà. Capite, Letizia mia, questa fammi da essere quella campionessa. Oh, Peppino! Trasi, Peppino, trasi! Che stai facendo, Peppino, qua a me? Buongiorno. Oi, buongiorno, Peppino. Come mai di queste parti? Sta a bagno della casa di riposo. Sì, mi sta a trovare un beso con Papa Pasquale. E l'ha già si trovato. Sì, c'è detto, sì, ma c'è detto, Peppino, c'è detto. C'è detto. Contimi, contimi. Ne sta a combina, che ne sta a combina. Frati mia, l'altro giorno un'infermiera l'ha esecutata per tutto da la casa del riposo, che l'ha comminata a Santo Lazzaro. Allora, e poi, non ti dico, ti caspita di giornale, quelle femmine alla nuda, da, e chino tutto l'ospedale da tua castaito, da frati mia. Ma tu li bacia, ma ce ne capisci. Accia, suono, l'hai perso, però con tu vizio, Comunque, ha già venuto qua, dimmi, dimmi. Per il noto servizio, andate a procurare una radio. La radio? Sì. Ieri sta facendo ammazzate con un altro vecchio, calcevo le fotti alla radio in mano che diceva che era sua. Oh, e no. Piacere, piatecela una e portatecela con tuo cristiano. Sì, sì, va bene, Peppi, ma a parte queste cose, come stai, Sirba? Come stai? Come stai? Come stai, Mimì? Come stai, Mimì? Siete tu come stai, Mimì? Ah, parla sempre tra nipote sua. Ti te. Di la Carmela e va untando a tutti come sta poi un tasta casa i sacrifici che fatti con la costruisci e quando sono in era che tempo d'inverno non tenere un riscaldamento niente uno fucalire piava la fracera e la mettiamo alla cameretta tua con lo stiate costi mai sempre mi sta a pensa mi sta a nomina sempre sta dice sempre lume meno mia mamma mamma mamma. Papà! Siamo! Ci pigliamolo per favore, papà! Zitta, zitta, non picca, le di zitta, sentiamo qua lo Peppino, c'è di zitta. Mimì, ti puoi dire tutto tu a voi, Mimì! Ma non si merda questa da intra, Mimì! Tu lo sai, i sacrifici che hai fatti, con Pippo, non mi faccio mancare la grata lo pane, Mimì! E fatto tutta la giornata, lo giorno, con la zappa, la mattina e la sera! E mai, diceva, oh, mamma, la spada, mai l'hai detto, Mimì! E tu lo sai, e ricordati che la moglie è fatta in Spagna. Tu invece no, Mimì, tu sei nato tra quella casa. Bah, scusatemi l'arroganza, ma ti hanno due cancanna che non c'è gnuttia e non c'è gnuttia. Bah, me ne sta boh. Portateci la radio a quello cristiano. Stavo di buono a tutti. Aspetta, Pippi. Buongiorno, Pippi, buongiorno. Siamo di compagno alla porta. Grazie, grazie. E grazie della visita che ne ha fatta stamattina. La visita. Io non ci voglio fare questa visita così, ci siamo a fare. Scusate, Pippi, io pensate, Magno, pensate. Hai ragione, signoria Pippi. Nonna mia. Papà, papà, fammi parlare con la mamma, per favore, fammi parlare. Sì, Letizia, mi c'è vuoi che ti dico, parla tu con mamma, dai di tu, non saccio io che c'è già a dire. Hai visto Mimì che non ci c'è dimorato? Madonna, mi sta annuiava quella caspita di riunione. Ehi, Mimì. Mimì, c'è hai? Niente, Carbè, niente. Come non tengo niente. Che siete un chilometro lontano che non c'è alcuna cosa. C'è successo? Eh? È venuto lo Peppino 10 minuti arredo tra casa nostra. E me? E gli ha cicchiato l'utata, dai, intra a te. Cicchiato l'utata, Mimì? Sì. E ce gli hai detto, come stai, l'utata, Mimì? Ma stare, come stare, Carmè? Ma stare. Papà, conta, conta la mamma, con tu che hai detto lo Peppino. E dai, conti, Mimì, Mimì, c'è detto lo Peppino? C'è detto, Carmè, c'è detto, che ne pensa sempre. E ti manda pure tanti saluti, ti manda. A me? Vabbè, fammi, non ci va più picca di frutta da fuori all'uerto, io.
A me mi manna di salute? Non può essere. Lutata che mi manna di salute a me, no. Può essere proprio. Ma. Ma. Non sta, capisco. Ma ti rendi conto? Di quanto sta soffremo tutti quanti? Ma. Lo papà non lo conosco più. Sempre tristi, ma. È pure Toni, ma. In un giorno succede una cosa del genere pure a te. Se io mi comportava come ha fatto Toni, con te o con lo papà, come mi sentivo, mamma. Ma. Dimmi. Questo è l'esempio che ho imitato? Ma dopo che tu mi hai dato la vita, dopo che mi hai amata, curata, cresciuta, ma alla fine tu ti sta spietti la riconoscenza mia. Eh? Dimmi, ma che faccio? Io ti dico grazie e ti spedisco come un pacco? No, vedi, no, no. Dimmi, ma è questo che vuoi di me, dimmelo! No, no. Però mai è questo che l'ha fatta in un anno! Non ha nessuno al marito, te! Non te lo scordare, ma! Gli è vero, Leti, è vero. Ti critica, non me ne c'è accorta di come stai lo papà di quando lo nonno se n'è sciuto? Sempre tristi, tristi. Mi scuresce lo cuore solo con lui. E poi, Letizia mia, senza lo nonno tra casa, io mi credeva che era stare bella, scucitata, che era sire, era divertere. Ma come faci che ti diverti quando tra una famiglia non c'è amore? Prima con un nonno, è vero, sì, combinava tanti, ma tanti ne combinava. Però almeno la famiglia era unita. Non mancavano quei momenti di affetto, di gioia, di armonia, tutti assieme. Se ne è sciuto tu e ne è portato tutte cose, Leti. E allora facciamo, ci pigliamolo, ma! Sì, Leti, sì, facciamo, ci pigliamolo. È puccato con mori da intra. Colpa mia, io sono stata, no, io. No, no, mamma! Non è peccato morire! Peccato è non vivere! Lo nonno, da intra, non tieni niente più! Non tieni amore, affetto, gioia! Così manca invece di niacquani e caratati purutuni, ma! No, io no, io no! Però ha ragione, ha ragione, figlia mia, ha ragione! Va, senti, aspetta, lei. Ci sto facendo, ma! Vieni, aiutami, lei! Ci sto facendo! Vieni, piglia da la sacchetta della farina, piglia! Piglia una picca di acqua del rubinetto, pipitetta, sa? Sì, ma sto io! Sbrigati, vieni qua! Senti, Leti! Dimmi, ma! Anita allo giardino, bacchiamalo papà, forza, sbrigati! Sbrigati! Ma io bene, ma! Sì, ma papà! Papà! C'è! Vieni, la mamma di Oli, la mamma! Ceti, c'è successo! Vieni! C'è! La mamma di Oli, la mamma! Oi, Carmen! E più ci stacchiamoci? Non ci stacchiamo, no. C'è successa ancora cosa, eh? E come mai sta facendo le pizzerie? Mimì, li sta facendo pilutata le pizzerie. Pilutata? Sì. C'è la macchiari da intredi? No, Mimì. No, ne sarà bene mangiare qua con noi, a casa sua. Ani, Mimì. Ani, balleolo ti da intra, Mimino. Ani, babbiolo il nucciolo a casa sua, Mimì, sprindi. Madonna, Carmen, ma che mi sta a dire stamattina? Ciao, le dizze mie! Sbrigatevi, pigliatevi! Io aiuto bene, Carmela, sì, lo sapia! Non ci potevi essere così, Ritoni, Carmela, con me! Dai, forza, camminate! Non ci potevi essere con me! Grazie, ma grazie! Sì. Forza, sbrigatevi, pigliatevi! Ah, eccoli, eccoli, papà, sì. Eccoli! Non ci stanno un minuto di più da intra! Grazie, Carmela, mia! Grazie, ma grazie! Ciao, le dizze mie! Sì, non ho capito che mi vuoi bene! Sta pronto, papà, sta pronta! Carmela mia, non saccio più come da già ringraziare, Carmela! Ciao, di me, camminate, lo sapete, mi danno fastidio tutti questi smancerie qua! Carmela, io gli voto bene, Carmela, di oggi! Badate alla strada! Badate alla strada, piuttosto! Madonna, mi ho ieri fatta cadere! Madonna, manco monna ista! Ma non sta buono così di pressa, perché mi fanno cadere! Raffilù, sta bappiuno, lutata, sta bappiuno! Lutata? Sì, perché non vuoi ieri? Che ci mancherebbe? Solo che mi sta pigliando la spruista! E senti, Carmela, come mai sta decisione? Raffilù, perché io voglio bene a marito, ma è a figli, ma... Lui, Mimì, non è sempre stato un santo cristiano. Mi è sempre trattata come una rosa.
e io di sopra l'ha già ricambiato con questo tilore. E poi lutata, Rafilu, dicimo tutto curdu caolimo, ma non mi è mai mancato di rispetto, mai una fiata, mi è sempre voluto bene. Rafilu gli butta bene l'umimino quando l'ha già detto con lo bambino, no? Sembrava sia che era risuscitato, Rafilu. Già sbagliato, Rafilu, già sbagliato, quanto già sbagliato. Diciamo, Carmè, la colpa gli è pure mia, se io era stata una figlia più garbata, non te era consigliata così. Comunque, mo batamo lutata che ne qua ne lo trupicca. Beh, mo mi levo il cappotto, ti aiuto a fare le pizzerie. No, senti una cosa. A dove fanno gli spogliarelli, Rafilu? Ah, capicciola delle fanno. Fanno una stora? Ah, no, stasera tardo li fanno. Uè, senti, Carmè, sarà il canale 69 li fanno. C'è capace che triti purutone? Come è bella informata. Così gentiso, così gentile. Oh, babbi, dicieti, per favore. Ah, io ciamo, va bene. Lo postino è di Carmè. E c'è noto, Bolletti? No, grazie, una lettera di reclami, Edina. Strozzala. Beh, poi te l'appoggio qua, Nina. Già di tu, la strazza. Oh, Madonna. Oh, senti, mia. Lo telefono, Edi. E rispondi, meno bidi. Madonna. Pronto. No, la Rafiluccia sonto, la cagnata. C'è vuoi anche una cosa? Sì, dimmi a me, dimmi. Ah, vabbè, mo lo dico io. Sì, stati pensa pensieri. Ciao. Siete, Rafilu. Ah, l'annella, dici che te la dico una cosa, non sai guarda come ti... Sì, non te ne da fare a casa, sono in altri scatoli qua. Meno. Zicana, fate orecchie, fane. Aspetta. Senti, Rafilu, mo che sta penso? Quasi che molla a scuola, bappiglio Leonzio e poi andiamo qua, ne. Ah, sì, Niani, bappiolo, così mangiamo tutti assieme. Ah, mangiamo tutti qua assieme. Sì, vabbè, a posto, me. Nani, sbrigati. Sì, sta buono, sì. Ti pressa, oh, sa, e torno. Va bene. Sì. Buono, sa? Anzi, aspetta. Mo che sta penso, quasi che chiama lo telefono. Eh sì, me il telefono. E lo dico, facciamo prima. Sì, hai ragione, facciamo prima. Ah, sì, mo facciamo prima, sì. Aspetta, che mo c'è, mi sta ricordo, manco un numero bello. Sì. 099. Pronto. È la scuola alimentare? Sì, un supermercato. Sono la mogliera del maestro Leonzio Cosicosi. Che posso parlare con mio marito? Ah, sta facendo lezione. Ho capito. Sì. Senti, gli dite a mio marito che quando esce dalla scuola di passare dal tecnico e di prendere nostro figlio Antonio e di venire qua a casa di mio fratello Mimino. Mi sono spiegata? Ah, va bene, grazie. Mi ha fatto un grande piacere, non ti scordare, sa? Ciao, Nidimo, ciao. Ah, detto? Senti, Carmè, sì, ne dico che non ti preoccupare. Sicca qua, fa le orecchie tu. Sì, ne sta a fare sulle orecchie. Ma fammi spazio, che sennò qua le pizzerie ti Le faccio il tavoliere. Mamma, c'è, Timone? Arredo, sta sonno. Ah, la pizzerie. Mamma, mi faccio le pizzerie. Dove stai? Nonno, papà. Sta bene, ho già comprato pure l'Antonio con lo zio Leonzio. Sta bene. Già sta bene, quindi. A posto, me. A posto. Mamma, le pizzerie ti quando l'ha già spiccato. Grazie, Tatra. Permesso, c'è permesso. Ciao, come siamo? Rafilu. Che fa, stati? Ma tengo le mani piene di farina, mo ti muovo tutto. Figlia. Ma se vuole in laurea, Robby, perdonami, ti ho sbagliato, ma ti ho comportato proprio a brutta. Perdonami. Vieni qua. Giusto la seggia, Carmè, giusto la seggia. Grazie. Allora si sta al posto suo, a me. Senti dalla seggia tua te. Senti, da. Com'è bella sta casa, figli mia. E come sono brutti in certi posti. Io alla fine dei conti posso dire che sono stato fortunato. A voi mi ha dimostrato che mi uliti bene. Ma tra qui di posti, sapete quanti cristiani ci sono? Abbandonati dei figli, soli, sempre. Che sono fottuta tutta la roba e tutti i soldi. E l'hanno scimminati da intra. Ah, a Crisci Fili! Ah, a Crisci Fili! Carmè, c'è si mangia oggi! Carmela, c'è si mangia oggi! Ma dai, l'umimino sonto! Tu sonto la Carmela, dai!
Ma Mimì non si che fa la festa, sa? Per favore. Mimì, c'è si mangia. Mimì, c'è si mangia oggi. C'è sta critica a me. Pizza orienti solo. Vieni con la casa di corte, con la casa di corte. Eccoci qua. E allora, vi siete divertiti? Mi è piaciuta? Come dice il proverbio, casa mia casella, o ricca o poverella, giusto? Adesso, come ogni sera, faccio un referendum, vedo una indagine. Chi ha pianto stasera? Insomma, una buona percentuale. Sinceramente anche noi, ogni sera ci emozioniamo. Come avete potuto vedere, la filodrammatica cittadina Gestiempi non è soltanto risate fine a se stesse, ma anche un trasmettere una moralità, una morale ai giovani e anche quelli meno giovani. Annalisa, che è un messaggio per tutte le età, senza dubbio. Continuiamo con la presentazione? Certo, certo. E allora, un lunghissimo applauso deve andare a tutti i personaggi e interpreti della nostra commedia Criscifili. Ho detto applauso però, eh? E allora, cominciamo dal narratore. Gregorio Pizzi. Rusina. Angela Barbieri. Terapista. Enza Di Stratis. Dottori Speranza. Piero Malorgio. Pippino Michianci. Tonino Pisconti. Filumena. Silvia Di Giacomo. Antonio. Alessandro Balestra. Letizia. Marina Maiorano. Leonzio Cusi Cusi. Gino Buccoliero. Carmela Filabrufico. Dina Di Corsi. Rafiluccia Pannofino. Virginia Moccia. Mimino Pannofino. Toni Puglia. E continuiamo con direzione tecnica Salvatore Andrisano. Scene Claudio Di Lorenzo, Salvatore Andrisano, Pasquale Chirico, Arcangelo De Girolamo, Michele De Girolamo, Angelo Di Stratis, Fiorenzo De Mauro, audio e luci Matteo Andrisano e Salvatore Andrisano, acconciature Vittorio Mazza, trucco Antonella Tondo, rammentatrice Concepita Polito. Hanno collaborato Rosanna Daggiano, Chiara Dimitri, Siliana Chirico, Federica Spada, Antonella Di Stratis, Diomede Turco, Mattia Ligorio, Chirico Anton Giulio. E naturalmente, prima di concludere la serata, l'ultimo saluto va a Pasquale Pannofino, Aldo Chimienti. Grazie a tutti. Da parte di Annalisa e Pasquale, ancora grazie e naturalmente un arrivederci al prossimo spettacolo. Buonasera a tutti.